Eccoci, buongiorno. Allora, c'è o non c'è la ripresina in Italia? C'è il risveglio dei consumi? Il risveglio dei consumi può essere segnato anche da una visita medica in più, l'acquisto dell'auto nuova dopo tanta prudenza e attesa, anche magari l'iscrizione di un figlio in palestra. E se questa ripresina c'è, gli italiani se ne sono accorti? Tira o no aria di ripresa in Italia? Secondo un'indagine del centro studi Confcommercio, sì, i consumi a luglio sarebbero cresciuti dello 0,4% rispetto al mese precedente e del 2,1% su base annua, registrando la variazione più elevata degli ultimi 5 anni. Ma la prudenza è d'obbligo. Vediamo cosa ne pensano commercianti e consumatori. 2 mesi fa sono iniziati i saldi, quindi giustamente la gente che va in giro vede il saldo, quindi chiaramente spende, ma la ripresa non è questa. Loro partono dal concetto delle grandi distribuzioni, fanno 0,1, per loro è aumentato, si è rimosso tutto, non è vero niente. Oggi siamo arrivati a un punto che purtroppo se tu guardi qua intorno, ogni 2 mesi chiudo un negozio. Sicuramente la gente ora guarda più al tecnologico, ama avere il telefonino sempre al passo con i tempi. Solo il mangiare credo che non conosce crisi, perché quello i soldi ci spendono sempre. E anche magari forse ecco per le vacanze, se uno guarda in vacanze ci sono andati tutti, chi più e chi meno. E il famoso bonus da 80 euro varato lo scorso anno dal governo? Sostiene o no la domanda interna? Secondo uno studio realizzato da Luigi Guiso e Stefano Gagliarducci in collaborazione con il Nucleo Tecnico di Politica Economica di Palazzo Chigi, la spinta ai consumi generata dal bonus nel 2015 si attesterebbe allo 0,93%, contribuendo in maniera decisiva allo 0,7% di crescita del PIL atteso dal governo per quest'anno. Avete preso gli 80 euro di Renzi per i ripresi? Sì, quelli sì. E con questi soldi cosa ci avete fatto? Abbiamo pagato il nido per la ragazzina, ecco. Che ci ho fatto? Ci ho fatta la spesa. La gente c'ha paura, se qualcosa ci abbiamo ce la conserviamo. Noi pensionati non è che stiamo proprio al 100%. Mo ci hanno dato quel piccola cosa il 1° agosto, meglio di niente, come si dice a Roma. Allora, forse la ripresina c'è, ma come spesso accade in Italia, e a macchia di leopardo, insomma ci sono molte contraddizioni. Vi faccio vedere subito nei numeri un po' una sintesi della ripresina. Il PIL, lo dicevamo prima, stimato allo 0,7 quest'anno, ma potrebbe essere di qualche decimale in più. I posti di lavoro, notizia di ieri, 286.000 contratti a tempo indeterminato in più, ma questa diciamo è più l'effetto della lotta diciamo al lavoro precario. I consumi, il dato dell'altro giorno di Confcommercio a luglio più 2,1%, e di stamattina c'è il dato della produzione industriale, il raffronto è con lo scorso anno, più 2,7%. Bentornata Veronica De Romanis. Buongiorno. Allora, sei economista, mi pare insegni lei alla Stanford University, alla LUIS. Possiamo dire che è renziana, questo lo possiamo dire, sì. No, no, non lo dico, cioè, sono io, senso, è una mia malizia, mi perdoni. Sono indipendente. Sì, assolutamente. Allora, che cosa capiamo un po' dalle risposte, no? Perché poi c'è anche il buon senso comune e un po' da questi dati. Questa ripresa c'è o non c'è? Beh, i dati che cominciano a essere positivi, l'abbiamo visto con l'indicatore sui consumi, questo è dovuto anche al fatto che il prezzo del petrolio è molto sceso, quindi aumenta il reddito disponibile. C'è un'iniezione di liquidità, lo sappiamo, con gli strumenti che ha messo in campo la Banca Centrale Europea, questo fa sì che si riducano i tassi di interesse e quindi anche il costo dei mutui, per esempio, si abbassa. Li stanno dando le banche i mutui? Cominciano, se vediamo i dati, cominciano ad aumentare. Quello che io trovo che ha ragione la signora del servizio quando ha detto questa non è la ripresa, cioè è un segnale, ma bisogna stare cauti. Lo vediamo dai dati ultimi del PIL, è vero che abbiamo un segno più, è vero che abbiamo 0,3 che è meglio rispetto ai precedenti trimestri, però se lo guardiamo in termini annualizzati, cioè in un anno, è uno 0,7 che è molto più basso, esatto, è molto più basso rispetto all'area dell'euro, ai paesi dell'Unione Monetaria che è superiore all'1% e se guardiamo la Spagna è al 3%, quindi dobbiamo assolutamente continuare con le riforme e soprattutto le riforme sul mercato del lavoro, perché questi dati che escono fuori, che a mio avviso creano molta confusione in realtà, quello che ci dice l'Istat, che
che sono i dati che calcolano effettivamente chi è occupato, mentre quelli di ieri dell'INPS ci calcolano i contratti, quindi abbiamo il numero dei una contratti, differenza sì, fra sì. stock e flussi, quelli dell'INPS e del Ministero del Lavoro, tra l'altro sono grezzi, quindi sono soggetti, l'abbiamo già visto varie volte, ci sono stati degli errori, insomma, quindi guardiamo quelli dell'ISTAT. Noi siamo ad un livello di disoccupazione che è sceso, sì, ma il 12%, ma secondo me il dato più allarmante è la disoccupazione giovanile, che è al 40%, sì. che è praticamente una delle più alte dei paesi dell'area dell'euro. E poi ci dimentichiamo completamente della disoccupazione delle donne non si parla mai in questo paese. Il tasso di occupazione femminile in Italia è fra i più bassi dei paesi sviluppati, dei paesi OCSE, subito dopo la Turchia e la Grecia, sì. questo per dare un'idea. E questo se è un noi altro... mettessimo nel mercato del lavoro più donne che lavorano, avremo un aumento del PIL e anche probabilmente questo ci permetterebbe di avere anche delle pensioni più sostenibili. E questo mi viene da dire anche donna giovane ecco, e del Sud, le do un dato. Che questo è il problema il maggiore per fare un identikit. Se il tasso di occupazione delle donne generali è al 47%, quello del sud è al 31%, sì. le donne giovani del sud scende al 12%, cioè rispetto alla media dell'area dell'euro è una cifra bassissima. Allora noi adesso stiamo parlando di questo, parliamo adesso di pensioni, di tasse, poi tutto si tiene ovviamente. Voglio coinvolgere però subito Anna Maria Furlan, che saluto, segretaria generale della CISL. Allora Furlan, questa ripresa dall'osservatorio sindacale da parte della CISL si vede, c'è, è molto diversa ovviamente da territorio a territorio, con un sud che arranca ancora? Ma non c'è dubbio che dopo tanti trimestri di dati negativi finalmente qualcosa di positivo si inizia a vedere. Questo vale per la crescita del PIL, vale per la crescita dei consumi, ma anche per i contratti a tempo indeterminato che sono aumentati. Quindi sarà che sono anni che abbiamo segni negativi, quando finalmente qualche segno più arriva, credo che vada assolutamente valutato in modo positivo. Questo basta? No, assolutamente. Sono cresciuti i contratti a tempo indeterminato, sono cresciuti soprattutto attraverso la stabilizzazione di molti lavoratori e lavoratrici precari che finalmente hanno visto trasformare a tempo indeterminato il loro contratto, ma abbiamo sempre oltre 3 milioni di disoccupati nel paese. È un po' cresciuta la produzione industriale, ma noi nei 10 anni ormai della crisi abbiamo perso 25 punti di produzione industriale. Quindi non c'è dubbio che questi segni sono segni positivi, ma se il trend di crescita e i tempi della crescita si fermassero a questo, noi impiegheremmo 20 anni troppo per tempo, poter sì. ritornare ai dati. Esatto, sì. pre-crisi. No, quindi la interrompo un attimo, Furlan. Bisogna investire assolutamente le azioni per crescita e occupazione. Sì, la interrompo un attimo perché dobbiamo risolvere anche un piccolo problema tecnico di SINC riguardo il collegamento da Genova, quindi, ma credo che sarà una cosa insomma molto rapida. I tecnici sono bravi, quindi così possiamo anche vedere meglio Anna Maria Furlan in primo piano. Allora, adesso vi volevo parlare anche di pensioni, ma devo andare da Mattia Fantinati, che saluto, deputato Buongiorno. Del Movimento 5 Stelle. Ma per chi non lo conoscesse, vi faccio vedere però una cosa. Cioè, che ha fatto Fantinati qualche giorno fa, insomma, al meeting di CL? No? Vediamolo, credo ci siano le immagini. È andato lì da Comunione e Liberazione e non gliel'ha mandate a dire. Insomma, ha avuto un intervento molto tagliente, molto polemico nei confronti di Comunione e Liberazione. Non so, non riusciamo a vedere però le immagini, che ce l'avevamo, ma insomma chi segue i nostri programmi, chi segue i telegiornali, insomma avrà visto, diciamo, l'indomito intervento di Fantinati. Non abbiamo fatto sconti a nessuno. Sì. Eccolo qui, con un po' di ritardo, ecco qui. Per denunciare come Comunione e Liberazione, la più potente delle lobby italiane, abbia trasformato l'esperienza spirituale e morale in un paramento di interessi personali, finalizzati sempre e comunque a denaro e potere. No,
Non ho ancora finito, mi avete chiesto, sono qua per dire la verità. Lasciate parlare. Il Movimento 5 Stelle si indigna che si possa strumentalizzare in questo modo tanta brava gente e credenti cattolici. Negli anni avete generato un potere politico capace di influenzare sanità, scuole private cattoliche, università, appalti, sempre dalla parte dei potenti, sempre dalla parte di chi comanda e sempre in nome di Dio. Ecco, Fadeo, che altro gli poteva dire? Ma l'hanno presa con filosofia, diciamo così, poi, o no? Ah, guardi, molto adesso molto senza soffermarci su questo, ma insomma... No, molto, molto semplicemente, io sono stato invitato a questo convegno, ho fatto un discorso proprio incentrato sul fatto della coerenza che devono avere i politici, sul fatto che talvolta per i politici, loro devono per forza dire sempre la verità, anche quando si tratta di Non importa scomode. Qual è l'uditorio, qual è l'occasione. Invece parliamo di Ripresina, dal vostro punto di vista, intanto le chiedo, la Ripresina secondo lei c'è e se c'è è merito dell'azione di governo del governo Renzi? I numeri dicono che questo PIL, questa diciamo, crescita c'è, di fatto però io vorrei vederlo un po' ad ampio spettro, perché vedere tutto su un, diciamo, sull'ultimo, diciamo, sull'ultimo trimestre, questo secondo me è un po' limitante. Ora, se noi consideriamo che durante la crisi abbiamo perso 9 punti di PIL, è chiaro che da questa discesa un po' di risalita ad un certo punto ci deve essere, cioè dal punto di vista competitivo, se in un mercato ci sono 100 aziende che fanno un prodotto e di queste ne chiudono 60, è chiaro che queste 40 dopodiché lavorano. E di aziende ne abbiamo chiuse dalla crisi ad oggi circa 90.000, perdendo un milione di posti di lavoro. Allora io vorrei tornare, non dico a quei numeri perché la vedo molto, molto rosea, però sicuramente sì, che ci vadano vicino. Ora, se questa macchina, diciamo, imprenditoriale, questa macchina produttiva è bloccata e abbiamo ricevuto, come ho sentito anche dagli interventi precedenti, una spinta esterna data dall'abbassamento del petrolio, data dal fatto che... Il di Draghi, no? Esatto, sì, della Banca Centrale. Abbiamo aumentato la competitività. Deprezzamento dell'euro questa, anche. Sì, diciamo la svalutazione. Ora è necessario girare la chiave e mettere in moto la macchina. Sì. A questo punto... Dice solo governo, una cosa che secondo lei, se fosse al posto di questo governo, una cosa che farebbe per dare carburante alla macchina, come ha detto, allora, una me ne dica. Una sola, sì. Io toglierei l'IRAP alle imprese. Toglierebbe l'IRAP alle imprese. È una tassa incostituzionale, ingiusta, non pesa, non va sul reddito. Non penserebbe invece a togliere la tassa sulla prima casa? Penserei anche alla tassa anche sulla quello. Prima casa. Ecco. Noi ce l'abbiamo comunque in programma e l'abbiamo sempre detto. Sì. Dal punto di vista sulla prima casa togliamo le tasse, sì, senza però pesare sul deficit, cioè deve essere un taglio di spesa vero, perché cioè, contemporaneamente bisogna fare spending review. Sì. Esatto. Allora, intanto mi piace venire qui dietro di voi perché voglio farvi vedere, adesso introduciamo il tema delle pensioni, no? C'è tutta questa discussione su poter andare prima in pensione, questo però dovrebbe avere un aggravio sull'assegno, insomma, previdenziale pensionistico. Renzi l'altro giorno ha detto ci possiamo pensare, ma deve essere a costo zero, insomma, il che appare molto complicato. Questo sistema però già esiste in un posto in Italia ed è il Parlamento. Nonne e nonni, questa volta tocca loro fare i conti con l'austerità di bilancio. L'ultimo stop del Ministero delle Finanze è arrivato sulla flessibilità in uscita dei lavoratori, cioè la possibilità di andare in pensione in anticipo rispetto a quanto stabilito dalla legge Fornero. L'idea era stata anticipata da una fonte autorevole, Matteo Renzi in persona. Se tu a 61 anni, a 60 anni, te ne vuoi andare, accetti magari di prendere 20 o 30 euro in meno di pensione, ti vuoi, io dico se ne dà l'ipotina. Nel frattempo però il governo ha deciso di puntare tutto sul taglio delle tasse sulla prima casa, mentre la flessibilità in uscita non è più la priorità. C'era la possibilità di farsi abbassare un pochino, nemmeno tanto un pochino, certe volte, la pensione, ma di andare in pensione prima, invece no, questo in realtà, è stato un fermo. Leggo che siamo partiti e ci siamo fermati, in realtà non siamo nemmeno partiti. Il problema è il costo, almeno 2 miliardi di euro. Per i sindacati, il ministro Poletti e la minoranza PD vanno trovate le risorse. Tito Boeri e il Ministero del Tesoro invece cercano opzioni a costo zero. Le proposte sul tavolo sono addirittura tre.
Il presidente dell'INPS propone per chi sceglie di lasciare il lavoro in anticipo di convertire tutta la pensione con il sistema contributivo. In pratica si tratta di un taglio dell'assegno pesante tra il 15 e il 30%. L'ex ministro Enrico Giovannini suggerisce invece un prestito di 700 euro al mese erogato dallo Stato per coprire il periodo tra la cessazione dell'attività e l'avvio della pensione vera e propria. La proposta di Poletti prevede infine una riduzione dell'assegno graduale, meno 2% per chi esce un anno prima, meno 3 per due anni, meno 5 per il terzo. Il problema è che nessuna proposta è a costo zero, almeno nell'immediato. C'è però una categoria per cui la flessibilità in uscita funziona già. Vanno in pensione a 65 anni con appena 5 di contributi. Inoltre, ogni anno di lavoro in più li avvicina di 12 mesi alla pensione. In altre parole, con 10 anni di contributi, la pensione scatta a 60 anni. Qual è questa categoria così fortunata? Sempre loro, i nostri parlamentari. Ecco, diciamo che non abbiamo a sparare così sulla politica, ma in maniera indistinta, però insomma questa è una cosa concreta e reale. Così approfondiamo il discorso pensioni. Sentite la storia di questo operaio di 63 anni, siciliano catanese, che è troppo vecchio per lavorare, ma anche troppo giovane per andare in pensione. Troppo vecchio per trovare lavoro, troppo giovane per andare in pensione. A 63 anni Angelo Caruso, lavoratore edile attualmente disoccupato, dopo aver versato 28 anni di contributi per un mestiere usurante, adesso non sa come andare avanti. Io penso che avrebbero potuto dare la pensione sapendo che, avendo quest'età, avendo una certa contribuzione, non trovando lavoro, magari potevano aiutarci in questo senso. Lo Stato è assente e non lo fa. Per lui l'ipotesi di andare in pensione anticipatamente potrebbe essere una soluzione, ma la chiusura di Renzi su questo tema ha fatto tramontare ogni speranza ed è impossibile a 63 anni trovare un'occupazione. Non è più facile trovare lavoro, specialmente nel mio campo che è l'edilizia. Preferiscono gli imprenditori prendere dei giovani che li possono sfruttare con una certa facilità. Lo abbiamo accompagnato in un cantiere. Completamente, perciò non c'è possibilità. Le costruzioni, manutenzione, in questo periodo proprio è una situazione difficilissima. Senza la possibilità di trovare lavoro e senza pensione anticipata, per Angelo è impossibile fare la spesa e c'è anche il mutuo della casa da pagare. Chi non vive questa situazione non può capire cosa significa, perché un uomo perde anche la dignità. Tanto vale andare in pensione prima, se sarà possibile, in modo da poter quantomeno andare avanti, non dico di fare una vita dignitosa come la fanno tanti altri, però almeno di poter tirare avanti. Allora voglio, per così dire, sfruculiare Riccardo Puglisi, che è responsabile economico di Italia Unica, il movimento di Passera. Insomma, recentemente, buongiorno intanto Puglisi. Buongiorno a voi. La stessa Fornero, la professoressa Fornero, ha detto sì, insomma, forse qualche aggiustamento, un tagliando alla mia legge, a questo provvedimento si potrebbe fare, ricordiamolo, un provvedimento insomma molto forte per contribuire a mettere in sicurezza, diciamo, i conti dell'Italia. Sì. Allora, Puglisi, dal sì. suo osservatorio, che cosa si può fare? Intanto si può pensare alla flessibilità in uscita a costo zero, come dice Assolutamente Renzi? No. Come, tra l'altro, come mi capita di dire via mail e via telefono alla stessa Elsa Fornero, sì. io sono più forneriano della Fornero, ecco. ovvero sia dobbiamo i giovani, anzi direi tutti quelli sotto i 40 anni devono ringraziare la riforma Fornero, semplicemente perché quello che si dimentica è che il sistema pensionistico italiano è senza tesoretto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'INPS non ha 6.000 miliardi di patrimonio investiti in azioni Google, Apple, eccetera, eccetera. L'INPS ha 20 miliardi di patrimonio. L'INPS spende in pensioni 240-250 miliardi all'anno. Da dove vengono questi soldi? Vengono dai contributi dei lavoratori, che valgono 200. Quindi, se la matematica non è un'opinione, abbiamo 250 meno
200, abbiamo un 50 che vengono dal signor Stato italiano. Cosa vuol dire? Dalle tasse. Sì. Quindi tutti i ragionamenti, in particolare dei sindacalisti, a proposito del fatto di andare verso l'uscita flessibile, che secondo me è un eufemismo per parlare di prepensionamenti, è il modo migliore per ributtarci in una situazione simile alla Grecia. Ecco, allora, quindi subito... più o meno si tocca, purtroppo ci sono dei, è odioso che ci siano dei trattamenti privilegiati, sì, come quelli di politici e sindacalisti, e dall'altra parte ci sono situazioni di lavori usuranti che dovrebbero essere tutelati, tenendo conto del fatto che bisogna tenere conto che in questo caso ci sono delle a una certa età il lavoro non è più possibile, quindi questo chiaramente è odioso, questa disparità è odiosa, ma dal punto di vista del futuro degli italiani e del futuro dei giovani, meno si tocca la riforma Fornero, meglio è. La riforma Fornero stia lì dove è. Perfetto. Punto. Pugliesi, perché è punto, allora, più stabile nelle nostre, sì, finanze. Intanto rilevo che Pugliesi ormai dice giovani con 2-3G per forzare il concetto e si è adeguato un po', diciamo, come si dice a Roma. No, voglio adesso, a parte gli scherzi, voglio andare da Anna Maria Furlan, perché intanto devo sentire la replica, no, del leader della CISL, e poi, visto che di sguincio Puglisi inseriva anche un altro argomento, poi le chiedo anche di questi super stipendi, super pensioni dei dirigenti CISL, ma io partirei proprio da come risponde Anna Maria Furlan a quello che ha detto Puglisi un attimo fa sulla flessibilità in uscita, insomma una chimera. I pensionamenti. Ma guardi, questa è assolutamente necessaria, sia per dare la possibilità ai tanti casi come quello del lavoratore edile disoccupato e lontano dalla pensione che abbiamo nel nostro paese, perché a 67 anni non si lavora su un'impalcatura, ma nemmeno su una gru portuale di 50 metri. E a 67 anni è anche complicato per un insegnante, ad esempio, accudire e seguire una classe di 30 bambini, come sono tanti le classi nelle scuole primarie nel nostro paese, in modo particolare nelle grandi città metropolitane. Dall'altra, noi abbiamo oltre il 40% dei giovani che non trovano lavoro. Allora, se noi non rivediamo la riforma Fornero creando condizioni di flessibilità di uscita, ovviamente sopportabili, noi costringiamo i lavoratori e le lavoratrici sino a un'età davvero tarda a continuare con fatica, alle volte impossibilitati perché vengono licenziati, a lavorare, e non diamo risposte ai tanti giovani disoccupati. Non a caso, oltre al sindacato, anche le associazioni di imprese chiedono fortemente la rivisitazione della Fornero, perché col bisogno che hanno le imprese italiane di innovazione hanno bisogno anche di giovani lavoratori e di giovani lavoratrici. Siccome con la riforma Fornero lo Stato ha risparmiato tanti e tanti miliardi, vorrà dire che una parte di questi aiuteranno a trovare, una soluzione, lo ripeto, sostenibile per creare la flessibilità, sì, in uscita. Sì, un attimo, Puglisi, tenendo conto dei contributi, ma creando le condizioni per non avere continuamente 800. Migliaia e migliaia di anziani di 63-64 anni che ormai non hanno più lavoro e sono lontani, sì, dall'uscita. Allora un attimo, Furlan, Puglisi, siamo un attimo a guardare i bisogni degli uomini e delle donne. Allora voglio andare un attimo, abbiamo capito che la domanda ossessiva di Puglisi è chi paga, in parte Furlan ha risposto a questa domanda. Voglio sentire Veronica De Romanis su questa questione, no? Però è un tema che c'è, perché è vero, dice Puglisi, i quarantenni, diceva, devono ringraziare questa riforma, però è anche vero che così non c'è ricambio, o è sempre più difficile il ricambio generazionale ricambio, nel mondo del lavoro, ma no? Non c'è questa grande relazione tra
gli anziani che escono e i giovani che entrano. Alleluia! I giovani che entrano intanto vanno formati. Sì. Per esempio, una cosa che manca completamente in Italia è quello che c'è in altri paesi del nord, che è il sistema duale, cioè di permettere ai giovani, mentre studiano, anche di lavorare. Sì. Lavorare in base alle esigenze che hanno le aziende sul mercato, in modo tale che una volta che escono dal periodo di studi già sono nel mercato del lavoro. Giusto. Qui, per darvi una cifra, nella buona scuola, che ha anche degli aspetti positivi come riforma, nel sistema duale il governo ha stanziato 100 milioni. In Germania si spendono 2 Quanti? Miliardi l'anno. 2 miliardi e contro 100 milioni. E questo fa sì che la disoccupazione giovanile in Germania è al 7%, e questo spiega anche perché vengono accolti con favore tutti questi giovani siriani. In Italia è al 40%, la media dell'area dell'euro è il 20%, cioè noi abbiamo un serio problema di mettere i giovani sul mercato del lavoro, e ho l'impressione che si va spesso in direzioni opposte. Sì, voglio sentire Fantinati su questo, perché la Lega, no, contro la legge Fornero ha fatto una delle sue grandi battaglie. Movimento 5 Stelle? Beh, anche noi siamo assolutamente contro la riforma Fornero, che ha portato veramente... Con quali soldi? Ma io non lo so. Adesso risponde Fantinati, vediamo, adesso risponde con quali soldi. Ma sicuramente non si tratta di essere, cioè di avere un problema di soldi. Se siamo arrivati ad un punto di non ritorno in cui la situazione è insostenibile, va risolta. Non essendo noi al governo, eventualmente per le coperture, per i soldi, non possiamo farlo noi il piano, perché noi abbiamo stilato un programma su cui noi siamo in grado di trovare quelle coperture a quel programma. Ora, se effettivamente dobbiamo sistemare anche tanta gente che la riforma Fornero ha lasciato a casa e ha lasciato senza lavoro, quel operaio di cui abbiamo visto prima le immagini. Non mi faccia spazientire Puglisi, no, ha detto che è un populista. Vabbè, insomma, no, ma però populista perché sono dalla parte del popolo. Ma no, pensate ai conti pubblici, io li conti li ho fatti, 300 miliardi da una parte, 250, ma veramente, parlate di soldi. Un attimo, Puglisi, se lei va a farsi un giro sulle situazioni che ci sono dai 50, 55, 65 anni, sono tanti come quelli che abbiamo visto finora. Pensate ai giovani. Quindi è chiaro, allora, i giovani fino ai 40 anni sono solo in Italia. Io la ringrazio di avermi dato del giovane. Io ne sono molto felice. Io da ingegnere, tra l'altro, io ho visto ridursi la mia pensione e so che sicuramente quando io andrò in pensione avrò davvero poco o nulla. È chiaro che tutti questi soldi sono stati fatti da una mala gestione, da dei baby pensionamenti. Questo è fuori discussione. Ma però non è possibile che i giovani adesso, le generazioni attuali, paghino degli errori di questo governo. Allora, se casi come quello che abbiamo visto ce ne sono tanti, allora se effettivamente ce ne sono tanti, come abbiamo detto, la cosa va assolutamente risolta. Ci sono tantissimi strumenti che possono essere come un reddito di cittadinanza, anche perché queste persone devono reinserirsi sul mercato di lavoro. E consideriamo che tanti numeri, anche del governo Renzi, che dice che è aumentata l'occupazione, è stato anche grazie a queste persone che vanno a fare dei lavori assolutamente inadeguati dai 55-65 anni, aspettando la loro pensione. Allora, una rapidissima battuta di Puglisi, poi vi porto anche sul tema evasione fiscale, perché tutto si tiene. Puglisi. Ha perfettamente ragione Veronica De Romanis a proposito del fatto che la staffetta generazionale non esiste. Bisogna aumentare i posti di lavoro, non bisogna prendere il numero di posti di lavoro come dati e mischiarli, tolgo gli anziani, metto i giovani. Questo è un paese che muore, un paese che pensa così muore, perché la questione fondamentale sono che noi avevamo 23 milioni di occupati, adesso sono all'incirca 22 milioni e 400 mila. Dobbiamo salire lì. Lì dobbiamo salire sul numero di posti di lavoro totali. E il problema, e inizialmente ero d'accordo con Fantinati sulla diagnosi della crisi, quello che manca a noi dal punto di vista della domanda aggregata, cioè chi compra, sono gli investimenti. Gli investimenti sono le imprese che sono nell'incertezza, sono terrorizzate da cosa possa succedere in termini di tasse. E non investono, sì. E non investono. Si è visto con l'IRAP nel 2014, doveva essere tagliata nel 2014, il governo Renzi è tornato indietro perché non ha fatto abbastanza spending review. Allora, vi posso fare vedere, questa è una situazione che riguarda Roma, ma insomma a volte queste situazioni sono estendibili, diciamo, in altre parti d'Italia. Un commerciante su tre non pagherebbe la TARI, cioè la tassa sui rifiuti.
E lei Natale la paga? No, non parla. Non parla? Niente. Ha sentito il sindaco che ha detto faremo una task force per controllare a Roma chi paga o non paga la Tari. Lei la paga la Tari? No, grazie. Lo dice? No, che specialmente in questa zona ci sono un esercizio commerciale su tre che non la pagherebbe. Non mi interessa. Elusione della tassa sui rifiuti, un vizietto che in alcune strade dello shopping romano coinvolgerebbe sino al 30% delle attività commerciali, è quanto ha denunciato il sindaco della capitale Ignazio Marino davanti alla commissione Ecomafie. La tassa appare piuttosto alta, non è la più alta d'Italia, ma appare piuttosto alta soprattutto per una ragione, perché non tutti pagano. Noi ogni anno riusciamo a recuperare di evasione ed elusione circa 11-12 milioni di euro. Se pagassero tutti i romani ci sarebbe un alleggerimento della tassa. Era lo scorso giugno e Daniele Fortini, a capo dell'AMA da poco più di 3 mesi, spiegando le inefficienze più lampanti trovate al suo arrivo al vertice della municipalizzata per la raccolta dei rifiuti del comune di Roma, evidenziava proprio il grande problema dell'elusione. E se tutti pagassero regolarmente, le tariffe sarebbero fino al 10% più basse. Siamo quasi 2.000 euro l'anno, i cassonetti spesso e volentieri vengono anche svuotati, una volta erano svuotati tutti i giorni, adesso ultimamente un giorno sì, un giorno no. Basta che guarda qua davanti, stiamo a Viacca, al centro di Roma, a San Giovanni, stanno i secchioni pieni, l'immondizia dappertutto. Le strade fanno schifo, non c'è niente che funziona, la fogna qui me la devo sturare da solo quando piove, che mi si allaga dentro, quindi lasciamo perdere la Tari. Pensassero a pulire strade, non farlo soltanto sotto elezione. Lei la paga sta Tari? La pago, certo che la pago. Quindi dovrebbe essere ben arrabbiato anche lei, no, con altri che magari non la pagano. Ma sono tanti i servizi che non funzionano, quindi non è un discorso di Tari. Basterebbe farsi in giro e controllare. Ed è proprio un inasprimento dei controlli che si sta cercando di portare avanti nelle zone più commerciali della città. In alcune piazze della capitale sarebbe venuta fuori un'elusione fiscale fino a 600.000 euro l'anno. Un commerciante su tre pare non abbia presentato affatto l'autocertificazione che attesti la sua esistenza e dunque per l'azienda comunale non c'è. Chi fa il furbetto e non paga effettivamente va a pesare anche su chi paga. Certo, questo è normale. È normale, se pagassero tutti le tasse, qualsiasi tipo di tassa, sarebbe sicuramente minore. C'è così alta perché si rubano i soldi. Poi come dell'AMA, gli sprechi loro. Allora, questa è la situazione a Roma, inutile insomma ricordare la situazione di tanti artigiani, commercianti in altre parti d'Italia che magari invece la pagano e come la tassa e la pagano molto salata. Poi io ho un'idea, una consapevolezza, insomma lo dico sommessamente, che tutti dicono se pagassero tutti le tasse, no? Le tasse sarebbero più basse. Io ho paura che questo Stato sia di una voracità terribile, anche se pagassero più persone le tasse non so quanto potrebbero andare a diminuire. Comunque, Anna Maria Furlan, ecco, voglio sentire la segretaria della CISL sul tema evasione fiscale, che è stata ed è uno dei vostri cavalli di battaglia, cioè la lotta all'evasione fiscale, ovviamente. L'evasione non è solo un nostro cavallo di battaglia, è un problema drammatico del nostro paese. Anche le interviste che abbiamo ascoltato credo facciano risultare in modo chiaro come il problema è esteso e come viene vissuto quasi in modo scontato. Noi abbiamo un paese che continua a avere evasione fiscale e contributiva, si evade l'IVA, tanti miliardi di corruzione ogni anno, 150 miliardi di evasione dell'IRPEF. Io credo che vada trovata una formula molto chiara per combattere questo fenomeno, che è il contrasto di interessi. Oh. Ha funzionato molto bene in edilizia e sulle ristrutturazioni. Perché non estendere il contrasto di interesse su tante, tante voci, esattamente come è in altri paesi, penso agli Stati Uniti. È una formula che assolutamente può essere vincente. Il contrasto credo di... che però sì. dal servizio emergano due aspetti. Da una parte una battaglia vera che va fatta rispetto all'evasione fiscale. Dall'altra anche il fatto che è davvero insopportabile un innalzamento delle tassazioni
soprattutto delle tasse locali, che anche in questi anni di crisi, dove tanti italiani e tante italiane non sono riuscite ad arrivare a fine mese, in modo implacabile sono cresciute di oltre il 200%. Sì. Allora, la spending review, tanto annunciata tante volte dal governo, deve anche servire a questo: tagliare davvero gli sprechi della pubblica amministrazione, e gli sprechi spesso sono parenti stretti delle ruberie della pubblica amministrazione, e garantire servizi invece efficaci ed efficienti. Allora un attimo. Questo si fa, ad esempio, togliendo di mezzo le tante finte società di servizi pubblici locali che le servizi partecipate, non se ne fanno, sì. Allora, le un attimo, quelle che non danno servizio, e invece riformando profondamente quelle che il servizio lo danno, perché quando si pagano le tasse si giustamente pretende servizi degni di questo nome, allora, per qualità. Allora, chiedo due risposte flash a Veronica De Romanis. Contrasto di interessi, semplifichiamo, no? Viene l'idraulica a casa, posso scaricare quella spesa, adesso lo dico brutalmente, o che ne so, qualcuno dice i libri, i testi di scuola per mio figlio li posso scaricare. L'obiezione principale che ho sentito fare a tutto questo è che calerebbe inizialmente il gettito dello Stato, però forse sarebbe un modo, anche avendo un po' di visione, no? di ridurre le tasse, e forse di scovare, di far riemergere gli evasori, non lo so. Sì, no, sono d'accordo con lei. Il problema è che noi abbiamo delle tasse così alte perché queste tasse servono a finanziare la spesa che è così alta, che poi, come abbiamo visto anche dalle persone intervistate da voi, non è una spesa così produttiva. Ora, è vero che andrebbe ridotta la spesa, si parlava delle partecipate, però io non penso che sia una buona idea ridurre le partecipate così. Bisogna fare una riforma della pubblica amministrazione chiara, che specifichi chi fa cosa e con quali soldi. Sì. Cioè, cosa fa lo Stato? Lo Stato, non so, si occuperà d'ora in poi di rifiuti? Sì, no. Se la risposta è no, eliminiamo tutto ciò che riguarda le partecipate legate ai rifiuti. Cioè, lei dice bisogna avere un'indicazione, una linea, certo, una politica precisa dei vari campi. Così hanno fatto gli altri paesi. Mm. Dopodiché ci mettiamo oltre a un obiettivo qualitativo, cioè cosa fa lo Stato, qual è il perimetro dello Stato. Anche magari obiettivo... restringiamolo anche un po', questo perimetro dello Stato, no? O l'aumentiamo, dipende cosa pensa il governo, però non è che facciamo rotolare le teste così, dobbiamo capire dove, e dopodiché li chiudiamo, lo appaltiamo ai privati e ci mettiamo anche un bel obiettivo quantitativo che nella riforma della pubblica amministrazione è inesistente. Cioè, la spending review e la riforma della pubblica amministrazione sono due cose che nei paesi dove hanno funzionato vanno insieme, altrimenti non si capisce come si fa ad associare i risparmi che vengono da una parte con i risparmi che dovrebbero arrivare alla spending review. E scusi, termino, ecco perché fino ad oggi la spending review non ha molto funzionato in Italia. L'altra cosa, e concludo, che andrebbe eliminata è l'utilizzo delle clausole di salvaguardia, perché noi ora sappiamo che tutta la spending review che dobbiamo fare, ben 10 miliardi, serve unicamente a bloccare decisioni del passato. Aumenti dell'IVA, le accise sulla benzina, dell'IVA. Dal lato quindi della spesa, una volta che noi eliminiamo, cioè blocchiamo questo aumento dell'IVA, che sono 10 miliardi, dopo ne dobbiamo trovare altri. Chiarissimo. Dovremmo evitare intanto questo ricorso alle clausole salvaguardia, che l'hanno fatte precedenti governi, non solo quello. Allora, devo mandare Lucia, devo salutare però Anna Maria Furlan. Furlan, proprio 30 secondi, le chiedo in una battuta, quest'estate, insomma, per la CISL è stata un'estate un po' turbolenta, no? Le inchieste su i megastipendi, le megapensioni, qualcuno ha detto anche in vostra difesa un tentativo di delegittimare il sindacato. Cosa state facendo? Ma cosa abbiamo già fatto più che cosa stiamo facendo? Noi abbiamo votato un regolamento vincolante per tutte le strutture e tutti i dirigenti a ogni livello della CISL, che fissa un tetto massimo agli stipendi dei dirigenti sindacali e degli operatori sindacali, e dice due cose molto semplici: che tutto ciò che proviene dalla bilateralità deve essere al 100% versato dentro l'organizzazione, e che chi non rispetta il regolamento decade immediatamente dall'incarico. Cioè, abbiamo votato molto prima
che apparissero gli articoli sui giornali. Chiarissimo. E non c'è più alcuna possibilità e alcun caso di cumulare incarichi, quindi emolumenti, per avere stipendi alti. Grazie di questa risposta. Pubblicità, siamo in ritardissimo, poi torniamo con Puglisi e con Fantinati. Grazie ad Anna Maria Furlan. Grazie a voi. Renzi ha promesso di abolire la tassa sulla prima casa nel 2016, promettendo che restituirà i soldi ai comuni. I sindaci sono già in allarme. Come faranno a far quadrare i conti tra la cancellazione di IMU e TASI e i mancati trasferimenti dallo Stato? Io non posso pensare di mandare in rosso il conto corrente del comune e quindi pagare gli interessi perché lo Stato non mi paga. Siamo a Morazzone, 4.000 abitanti in provincia di Varese. Il sindaco leghista Matteo Bianchi controlla ogni giorno il conto corrente del suo comune. Dal Ministero dell'Economia dovevano arrivare 602.000 euro e invece... Il comune di Morazzone, alla data odierna, che quindi nel mese di settembre, ha incassato solamente 4.200 euro dei 602.000. Capite bene che io comincio a essere preoccupato per quanto riguarda la mia liquidità di cassa. Così ha inviato una lettera di sollecito al Ministero, come qualunque creditore fa con un debitore, invitandolo a versare le somme dovute entro 7 giorni. Chiedo allo Stato di far sì che ci possa attendere nel versare l'IVA e che quindi tu Stato, responsabilmente, non mi mandi l'Agenzia delle Entrate a farmi l'accertamento e darmi la sanzione, perché la negligenza è la tua, non è la mia. Insomma, lo Stato ritarda i trasferimenti ai comuni? Allora il sindaco non paga l'IVA, o almeno ci prova. La proposta di messa in mora dello Stato è piaciuta alla Lega Nord. Questa sera 50 sindaci leghisti si riuniranno in via Bellerio per discuterla. Il Presidente del Consiglio ha promesso dal 2016 l'abolizione di alcune tasse, tra cui l'IMU. Lei cosa ha pensato quando ha sentito questa frase? Io vorrei cercare di capire come le amministrazioni locali, laddove ci fosse un mancato introito, vadano a prendere i soldi per far quadrare i bilanci e per dare dei servizi essenziali alle nostre comunità. Allora, subito degli aggiornamenti che riguardano l'economia. Guarda caso, saluto Marica Dell'Acqua. Sì, buongiorno Andrea. Abbiamo una dichiarazione di Giorgio Squinzi, il presidente di Confindustria, che commenta così i numeri di quella che è già stata definita una piccola ripresa. Speriamo che il dato odierno sulla produzione industriale si confermi nei prossimi mesi. È sicuramente positivo, c'è un clima nuovo, ma parlare di ripresa è un po' arrischiato. Comunque, continua la corsa della produzione auto in Italia e sempre secondo i dati Istat, il settore registra a luglio una crescita della produzione del 44,9% su base annua, quindi un dato molto positivo. Certo, allora Squinzi, che insomma ormai ci ha abituati a queste dichiarazioni, insomma, prudenti ogni volta che esce un numero, diciamo, con davanti il segno più, e poi c'è questo, anche questo non è un dato inedito, cioè che il mercato dell'auto piano piano, insomma, si sta, anche questo sta riemergendo, lo dicevamo all'inizio, forse qualche italiano un po' più fiducioso adesso, magari avendo dei soldi da parte, magari decide di cambiare l'auto, insomma, senza fare pazzie. Allora, un attimo Puglisi, devo andare da Fantinati, perché voglio sapere che ne pensa intanto della promessa di Renzi, no? Che dice ai comuni restituiremo tutto, cioè non sottrarremo risorse, e poi c'è questo sindaco leghista che dice siccome io non mi fido e siccome già devo avere dei soldi dallo Stato, trattengo l'IVA. Qualcuno in campagna elettorale diceva anche che avrebbe ridato indietro i soldi dell'IMU, era Silvio Berlusconi tra l'altro, comunque a parte le battute. Io non so che cosa voglia fare Renzi. Se lui riesce a togliere l'IMU oppure la TASI senza aumentare il debito pubblico, noi siamo contenti perché ce l'abbiamo in programma. Se invece questo lui farà la figura del santo perché i sindaci dovranno aumentare le tasse locali, è una tassa soltanto che cambia nome. Ora effettivamente vorrei riprendere anche molto velocemente anche la discussione di prima per quanto riguarda anche questa compensazione che il sindaco chiede, visto che tu non mi dai i soldi. Quando io ho sentito parlare prima di
investimenti oppure di evasione fiscale. Lo Stato italiano, e soprattutto la colpa è dei governi che si sono succeduti finora, fa il forte con i deboli e i deboli con i forti. Mentre con le grandi multinazionali, con Donald, cioè non fa pagare le tasse, io penso alle slot machine, penso al rientro dei capitali dell'estero, oppure lo Stato italiano è il peggior pagatore d'Europa alle imprese, ma anche ai comuni, e questo l'ha detto la comunità europea, come può pretendere che le aziende stesse siano oppure i comuni, oppure i cittadini, siano invece sempre in regola con i pagamenti? È vero, e riprendo il discorso di prima, è vero che se tutti pagassimo le tasse forse ne pagheremmo di meno, però molto spesso quando si fanno queste irruzioni nei comuni e si fa vedere che mancano questi documenti, mancano gli scontrini, sembra quasi una pubblicità per far vedere che lo Stato ha i muscoli forti. Ecco che va a fare il forte con i deboli. Se non dice questa, dove c'è vera evasione fiscale, non c'è, lo Stato questo sta dicendo. No, nel senso che quando fanno questi spot elettorali, sì, in cui dicono non possiamo controllarli tutti, oppure tutti devono produrre, sì, scontrini, sì, effettivamente dimentica di dire che esistono in Italia 8.000, non 8 milioni, 8.000 evasori totali, anche si parla di grandi aziende, che generano un'evasione di 23 miliardi. Siccome si tratta di 8.000, quindi un numero abbastanza esiguo, perché non andiamo conosciuti a controllare anche questi 8.000? Puglisi, e poi vado, sì, da De Romanis. Puglisi. Sì, volevo aggiungere, cioè quando si discute dell'evasione, si discute dell'evasione pensando alla pressione fiscale, ma bisogna contemporaneamente pensare alla spesa pubblica, perché ci sono degli studi econometrici, statistici ben fatti, che ti dicono questo, che nei comuni dove la spesa pubblica è percepita come inefficiente, lì la gente giustifica di più l'evasione. Evidentemente alle persone non gli si chiede tu evadi, gli si chiede cosa pensi dell'evasione, e la gente nei posti dove la spesa pubblica è più inefficiente, nei comuni dove è più inefficiente, la gente è più disposta ad accettare l'evasione. Il punto è che deve esserci un meccanismo tale per cui tutta l'evasione recuperata va, a parità di spesa o con spesa che scende, in riduzione delle aliquote fiscali. Ci deve essere un patto di maggiore simpatia tra lo Stato e i contribuenti, sì, altrimenti c'è una guerra. Sì, adesso non so perché questa affermazione ultima di Puglisi mi ricorda una cosa che ho letto peraltro oggi, mi pare, sul Corriere della Sera, cioè che c'è anche l'idea da parte dello Stato di aumentare la tassa di soggiorno per alcuni comuni, non è diffusa in tutta Italia, alcuni la pagano a caro prezzo come Roma. No, perché mi viene in mente questa? Perché la tassa di soggiorno dovrebbe nascere come una tassa che poi torna ai servizi, no, alle infrastrutture, per il turismo, e invece finisce nella maggior parte dei casi nelle casse dei comuni che sono alla canna del gas, insomma, per capirci. E invece, come Puglisi diceva della lotta all'evasione, quei soldi dovrebbero andare e poi c'è lo scaricabarile di cui parlava Pantinacci, c'è uno scaricabarile, sì, tra lo Stato e i comuni, per cui non si capisce di chi sia la colpa del fatto che la spesa pubblica è inefficiente, ci sono degli sprechi, sì, e del fatto che soprattutto la tassazione è elevata. Attenzione che il governo Renzi, con l'ideona di toccare la TASI, sarà un'ideona dal punto di vista elettorale carina, ma doveva toccare IMU su seconde e terze case. Lo chiedo, perché il mercato va giù per quello, perché gli altri immobili vengono venduti e ci sono già un casino di prime, sì, case. Questo purtroppo è l'elemento populistico di Renzi, che ha deciso di prendere questa strada, ma è la strada sbagliata dal punto di vista della deflazione degli immobili. Sentiamo, anche perché poi dobbiamo andare in pubblicità, come replica Veronica De Romanis. Voglio soltanto citare, mi pare, un titolo che ho letto oggi molto divertente a proposito di spending review. Fino adesso ad essere tagliati sono stati solo i tagliatori, cioè i capi della spending review. Prego. Sì, come si diceva prima, che fino ad oggi la spending review non ha funzionato perché non è mai stata fatta ogni anno, non è stata collegata a una riforma pubblica amministrazione. Volevo tornare sull'IMU e introdurre un altro elemento, quello l'effetto sulla crescita. Ora, si è scelto appunto per motivi elettorali, sono d'accordo, forse anche perché costa di meno, perché sappiamo che sono 5 miliardi, di cominciare con la riduzione dell'IMU in un programma di 50 miliardi nei prossimi 3 anni di riduzione fiscale. Però il timing conta, cioè abbiamo bisogno, lo diciamo all'inizio della trasmissione, di dare un impulso a questa ripresa, che è un inizio, probabilmente va consolidata.
Quindi è importante decidere cosa fare ora e cosa fare... Ma lei è d'accordo come priorità? Prima la casa, no, penso, poi Resirap e poi l'IRPEF? No, io penso che andava fatto subito la riduzione per le aziende. Tra l'altro fa parte della la seconda raccomandazione che ci ha dato la Commissione Europea, parole che sta sante. Nel programma nazionale di riforme firmato dal governo e presentato ad aprile, in cui la Commissione ci chiedeva di ridurre ulteriormente, quindi è un percorso che stiamo facendo, e di spostare la tassazione dai fattori, fattori produttivi verso, per esempio, gli immobili. Ma questo perché? È chiaro che dobbiamo ridurre tutte le tasse perché abbiamo delle tasse altissime, ma se andiamo a ridurre le tasse che hanno un maggiore effetto recessivo, allora sì che possiamo dare un impulso alla crescita. E questo lo dicono tutti, lo dice la Banca d'Italia, comincia la Banca d'Italia, lo dice il Fondo, lo sappiamo queste cose. Se vogliamo dare un impulso alla crescita, agendo sulle imprese, perché ricordiamoci che è vero che il 70% delle famiglie italiane hanno una casa. Ma la metà di queste famiglie hanno a casa un disoccupato, un figlio disoccupato. Ed è una bella compensazione questa, no? Come... Se noi gli diamo dei soldi in tasca e poi trovano il ragazzo giovane disoccupato, non cambia molto. Tassativa, io devo dirvi la verità, ma lo dico spassionatamente, continuerei a lungo questa discussione, ma abbiamo anche tutta un'altra parte adesso, la seconda dell'area d'estate, che riguarda l'immigrazione, altro tema di grandissima attualità. Grazie. A De Romanis, grazie a Fantinati, grazie a Puglisi, ci vediamo tra pochissimo. Dopo la pubblicità. Allora, è momento delle anticipazioni del nostro telegiornale, l'edizione delle 13.30. Buongiorno a Francesca Todini. Buongiorno Andrea e buongiorno ai telespettatori dell'Aria d'Estate. Tra breve alle 13.30, come dicevi da studio, saremo in onda con il telegiornale. In primo piano la questione ancora dei profughi, non soltanto con la storia, quella che è proprio la storia del giorno, del camionista peraltro italiano fermato con 33 siriani a bordo, nascosti nel camion, ma anche la marcia di migliaia e di migliaia di profughi che stanno appunto a piedi andando nella direzione di Vienna in seguito alla sospensione dei treni austriaci dal confine con l'Ungheria, e questo ha provocato la marcia appunto di tantissimi profughi verso Vienna, distante da questo punto di blocco 60 chilometri. Quindi questa odissea è così drammatica, la racconteremo nella prima parte del telegiornale, ma nella seconda parte del nostro telegiornale ci sarà anche spazio per le notizie di cronaca italiane. Tra questo in primo piano ci sono i funerali con grandissima partecipazione a Napoli del 17enne ucciso domenica, all'alba di domenica scorsa. Per queste e le altre notizie del telegiornale ci ritroviamo alle 13.30, a più tardi. Grazie Francesca Todini. Nella prima parte ci siamo occupati molto di Ripresina, di pensioni e anche un po' di evasione fiscale, che sono insomma tre temi che si intrecciano tra loro in maniera indissolubile. In questa seconda parte invece vogliamo occuparci della questione immigrati, no? Che è la questione delle questioni in questo momento. Intanto vi presento gli ospiti, saluto Gianni Pittella che è il presidente, no, del gruppo all'Europarlamento dei Socialisti e dei Democratici. Buongiorno. Bentornato Gianfranco Fini. Grazie, bentornati. Bentornato Claudio Borghi che è responsabile economico della Lega. Tutt'oggi, no? Sì. Qualcuno scrive, no? C'è un po' di rivalità con qualcun altro, no? Borghi è lì il marcescibile, hanno tempo da perdere. Poi saluto Peter Gomez del Fatto Quotidiano, che dovremmo avere collegato con noi, come pure Vittorio Feltri. Buongiorno Vittorio Feltri del Giornale. Quindi insomma, come vedete, un parterre importante e con cui discuteremo di molte cose. Intanto voglio farvi vedere un servizio che riguarda un po' il fronte dell'accoglienza, no? Si è parlato moltissimo dell'accoglienza, riguarda tutti i paesi, riguarda soprattutto il nostro paese, ci sono molte polemiche, anche molte contrapposizioni politiche. Siamo andati a sentire la storia di questo ex partigiano, no? Che insomma tiene molto alto, ha molta consapevolezza del valore della solidarietà, che nella sua casa ospiterà dei migranti. Sentiamo la sua storia. A Reggio Calabria sono sbarcati appunto il barcone. Un ragazzino di 20 anni
fratelli, genitori, tutti fucilati. A Venturina, in provincia di Livorno, vivono alcuni ragazzi richiedenti asilo. La casa è di proprietà di Romano Busdraghi e sua moglie Luana. L'affitto lo paga la cooperativa Odissea. Stiamo cercando di fare un lavoro appunto che è nelle nostre corde, che è quello praticamente di un'accoglienza quindi integrata, che vede appunto l'immigrato al centro. In questo modo si può seguire meglio l'utente, in questo caso appunto il migrante, e favorire la sua integrazione sul territorio. Sono in 7. Sono arrivati in Italia 5 mesi fa. Vengono da Mali, Gambia, Costa d'Avorio. Sono scappati dalla guerra e ora sperano di ottenere lo status di rifugiati. La frontiera è in Mali, l'Algeria, beaucoup de problèmes en pied quoi. Libia, il y a beaucoup de problèmes en Algérie, il y a beaucoup de problèmes en Libia. Et chez moi, c'est bon. Tout est bon. Romano ha deciso di affittare loro la sua casa perché, come dice lui, l'accoglienza è una sorta di tradizione familiare. Già durante la Seconda Guerra Mondiale, infatti, la sua famiglia aveva ospitato alcune persone scappate dai bombardamenti. Avevano abbandonato la città perché era sotto i bombardamenti, l'abbiamo ospitati in tutti i locali della casa, l'abbiamo ospitati e abbiamo dato il nostro aiuto. Beaucoup de guerres, beaucoup de guerres quoi, toujours beaucoup de guerres, toujours quoi, toujours la guerre. Io ho fatto quello che mi sembrava giusto in questo momento e credo di essere al 100% dalla parte del giusto. Allora, vado subito da Vittorio Feltri per chiedere a Vittorio Feltri questo, partendo da una piccola storia, una storia minore, ma pur sempre una storia del nostro paese, quella che avete appena visto. Il buonismo, ammesso che questo sia buonismo, in questo caso il buonismo, come scriveva Feltri stamattina, rischia di diventare un suicidio per il nostro paese? E poi mi pare, ha scritto Feltri, la provocazione è: allora aboliamo tutte le frontiere a questo punto. Feltri. Beh, sì, intanto devo dire che l'episodio che è stato raccontato non mi sembra così eroico, visto che si tratta di casa data in affitto. Anch'io ho delle case che ho dato in affitto e non mi sento così buono. Io credo piuttosto che il buonismo, quando è esteso in modo indiscriminato e va oltre le risorse di cui disponiamo, può diventare effettivamente una forma di suicidio, anche perché siamo di fronte a un fenomeno biblico che ci ha colti impreparati e non abbiamo un minimo di organizzazione neanche per distinguere coloro che hanno diritto d'asilo perché fuggono dalla guerra e chi invece non ha alcun diritto d'asilo. E si dice anche che in Italia ci vogliono 2 anni, 1 anno e mezzo, 2 anni per riuscire a completare le pratiche, i riconoscimenti, eccetera. Quando invece in Germania mi risulta che esistono degli elenchi leggendo i quali si può capire se uno ha appunto il diritto d'asilo o se va rimpatriato. Noi non siamo capaci, pertanto rischiamo veramente parecchio e credo che a questo punto, visto che chiunque può entrare, anche quelli per esempio della Costa d'Avorio, che non mi pare siano afflitti dalla guerra, e pertanto andiamo incontro a un disastro. Se non riusciamo minimamente a programmare, non riusciamo a disciplinare l'immigrazione, non riusciamo in una parola a governare il fenomeno, noi siamo in una difficoltà estrema. Se non si capisce questo, tanto vale abolire le frontiere, che almeno il Papa è contento, sono contenti forse anche i parroci, e pazienza. Ecco, lo snodo mi pare cruciale, secondo me questa è l'espressione che ha usato Feltri, governare il fenomeno. Sentiamo un attimo, è una battuta, Salvini ieri, che si è spinto diciamo fino a dire forse potrei ospitare un profugo a casa mia, lo sentiamo? Ma il problema è mettersi d'accordo, e su questo è la grande ipocrisia di fondo. Accogliere chi scappa dalla guerra, sì,
subito, domani mattina, anche a casa mia. Guardiamo dove c'è la guerra. In Siria c'è la guerra. Un profugo? Ma ci mancherebbe altro. Ho un bilocale, quindi non è che potrebbe... Un divano letto, lei dice, lo rimedio. Però... Sì, poi ha detto che il bilocale è molto disordinato e quindi, insomma, ho avuto un ripensamento, conferma, dice Borghi. Mariga dell'acqua, perché credo che abbiamo due notizie che ci aiutano anche a dare altri elementi al nostro confronto. Esatto, sempre a questo proposito, i collegamenti ferroviari tra Austria e Ungheria resteranno sospesi durante questo fine settimana a causa della continua tensione legata proprio all'arrivo di migliaia di migranti in viaggio verso ovest. E inoltre abbiamo un dato UNICEF che sottolinea la drammaticità di questa ondata migratoria, perché un quarto dei rifugiati arrivati nell'Unione Europea pare essere minorenne. Pare essere minorenne, un altro grande problema. Vado da Gianfranco Fini, padre della Bossi Fini. Io peraltro, Fini, stamattina, anche perché insomma anch'io un po' la memoria corta, mi sono andato a rileggere quello che contempla la Bossi Fini. No, ma al di là di questo, la domanda che le voglio fare è questa. Da una parte c'è la volontà, parliamo del nostro paese in questo momento, di accoglienza, di far prevalere, diciamo, l'umanità. E dall'altra però la sensazione è quella che manchi, ed è, c'è la percezione da parte di molti cittadini dell'insicurezza, che manchi, diciamo, il rigore di tutto questo, cioè governare questo fenomeno. E questa è un po' la fotografia dell'Italia? Sì, in parte anche questa. Giustamente Salvini diceva, mettiamo da parte, lui ha usato il termine l'ipocrisia, io direi la confusione che sì, c'è abbonda. Nel momento in cui arrivi in Italia un migrante, la prima cosa che doverosamente il paese deve fare è verificare se questo migrante ha i requisiti per chiedere il diritto d'asilo. Lei ha citato la legge paternità non rinnegata che con Bossi feci. Sì. Già nella legge Bossi-Fini c'è scritto chiaramente: in Italia coloro che entrano e hanno un contratto di lavoro hanno il permesso di soggiorno, con l'eccezione degli studenti, con l'eccezione di coloro che vengono per motivi connessi alla salute, vale a dire vengono a curarsi, con l'eccezione di coloro che hanno i requisiti per chiedere il diritto d'asilo. Oggi la tipologia della migrazione rispetto a quando fu fatta quella legge è profondamente cambiata. Sì. Siamo in presenza, diceva Felti, di un fenomeno biblico che non riguarda più soltanto il sud dell'Europa. Si sono svegliati in molti quando hanno visto che la pressione da est è altrettanto forte di quella che invadeva le coste siciliane. Allora, in presenza di questo fenomeno biblico, il mio auspicio qual è? Che l'Italia, in sede europea, riesca a convincere quei partner europei, perché sono i capi di Stato e di Governo che poi decidono, convinca l'Italia in sede europea ad adottare delle misure ormai indispensabili. Il diritto d'asilo non può essere giudicato dall'Italia piuttosto che dalla Francia, ma dall'Europa. Dall'Europa. I rimpatri devono essere a cura europea. Perché, e Renzi insiste anche su questo punto. Sì. Renzi e chiunque conosca... No, adesso conosca, lo dico perché l'attuale conosca, Presidente del Consiglio pro tempore, chiunque diciamo, conosca sì, queste questioni complicate. Io ho parlato con colleghi europei, Pittella ancora più di me. Certo. Nessuno in Europa che io sappia dice tutti i migranti che vogliono venire vengano. La distinzione è tra coloro che fuggono da paesi in guerra e quindi hanno il diritto d'asilo e coloro che al contrario cercano di arrivare qua per sfuggire alla miseria, cercano di lavorare. Concludo con l'osservazione che ha fatto Angela Merkel ieri, che ha detto una cosa che secondo me dovrebbe essere ben presente nella mente di tutti gli italiani. Ne accolgono 500.000, ma hanno anche detto 500.000 prevalentemente siriani, sì, quindi con diritto d'asilo riconosciuto, però ha anche detto devono imparare subito il tedesco e devono avere un lavoro. Un lavoro, sì. Oggi discutiamo molto del dovere della solidarietà e del buonismo. Io vorrei che si allargasse un po' il ragionamento a cosa vuol dire integrazione. Sì. Perché l'integrazione non è gli do la casetta e accoglienza poi una cosa, integrazione un'altra cosa. La grande cosa, sfida culturale è l'integrazione nei prossimi, sì, 5-10 anni. Vado da Pittella, mi dice proprio in un flash, me lo può dire, c'è una cosa che cancellerebbe dalla sua legge? No, andrebbe modificata, credo che sia stato fatto. La legge prevedeva che se perdevi il posto di lavoro, sì, non lo trovavi nell'arco, se non ricordo male, di sei mesi forse, sì. Oggi è chiaro che la crisi economica rende impossibile. Non ho responsabilità, nel senso che ero il Presidente della Camera, quindi non votai e dissi a Maroni non condividevo, ma poco importa, non ho responsabilità, ammesso che sia tale, nell'introduzione del reato di clandestinità nella Bossi-Fini.
Salvini non è che prevista, fu, che fu successiva, sì, successivo, in un l'ultima legislatura, ma non rinnego certo la paternità di quella legge che nel testo iniziale appunto non prevedeva che entrare clandestinamente fosse un reato penale, quindi si finisse sì. in carcere, anche perché questo ha ingolfato le nostre carceri, come che no. già sono in condizioni... Poi dopo a proposito di carcere vi facciamo vedere un'altra dei paradossi italiani. Allora, Gianni Pittella, piano Juncker, qualcuno dice, attenzione, questo non è un piano per l'immigrazione, perché questo riguarda, adesso ce lo conferma o meno Pittella, gli iracheni, i siriani, gli eritrei, la ridistribuzione dei profughi, no, tra i vari paesi. Quello che chiede a Pittella però, al di là di questo, è, ieri sera abbiamo avuto modo di incontrarci, non è che abbiamo segreti, non sono ipocrisie, Pittella ha detto, io devo telefonare, ho delle telefonate con alcuni leader socialisti dei paesi che in questo momento in Europa stanno facendo maggiormente muro, anche muri reali, materiali, perché li dobbiamo convincere ad accettare questo piano di quote, di redistribuzione. Come sono andate queste telefonate? Cioè si convincono questi paesi del blocco soprattutto dell'est o no? Io confermo. Sì, è vero. Solo che ci siamo incontrati, sì. ma che ho fatto anche le telefonate. E ho parlato con il ministro degli interni della Slovacchia e della Repubblica Ceca sì. e con il primo ministro rumeno, Victor Ponta. Sono partiti tutti e tre da una posizione diciamo molto rigida. Noi siamo contro le quote, sì. andremo a Bruxelles lunedì 14 a a dire no, insomma, sì, e io gli ho detto, guardate che è un disastro, se dopo che la Commissione europea e il Parlamento europeo, i leader politici più importanti d'Europa, il Papa, Obama, ci dicono, tutti diciamo insieme, diamo una risposta a questa emergenza terribile, il Consiglio dei Ministri si riunisce lui a Bruxelles e conclude con un nulla di fatto, questo è un disastro. Rendetevi conto che vi fate protagonisti di una pagina drammatica nella storia e con queste parole e anche richiamando al fatto che la famiglia socialista è schierata su una posizione di sostegno al piano Juncker sì. credo che si siano diciamo resi più consapevoli soprattutto il primo ministro rumeno. L'importante è che lunedì pomeriggio non vi sia una minoranza di blocco, cioè non vi sia una forza tale da non consentire di raggiungere il 2/3 dei ministri, perché con i 2/3 i ministri possono approvare il pacchetto Juncker. Certo. Io lunedì sarò tra l'altro vicino Budapest, dove c'è il muro, per dare anche una testimonianza simbolica, per dire guardate che i problemi non si risolvono né con il filo spinato né con i muri. È una illusione, è una propaganda ed è una cosa che oltraggia i valori fondamentali dell'Unione Europea, primo tra tutti la solidarietà. Allora intanto sottolineiamo, se la Romania dovesse avere un atteggiamento diverso, è merito di lo si deve, lo si deve anche alla moral suasion. Se non l'avesse detto Pangani non avrei riferito, io sto facendo un'azione che è mio dovere fare. Sì. Giustamente ne va della sorte di migliaia di socialisti europei e anche la sorte dell'Europa. Vabbè, vedremo poi insomma questo, gli incontri veri, questo è il prossimo credo dei capi di Stato e di Governo, perché questo piano poi sì, deve avere l'avallo certo. degli Stati, che cosa poi verrà fuori. Prima di coinvolgere Claudio Borghi della Lega voglio salutare Peter Gomez, il direttore del fattoquotidiano.it. Ciao Peter, contento di averti in quest'ultima puntata estiva dell'aria che tira. Allora, io intanto ti chiedo se tu che cosa pensi rispetto alla discussione in Europa, cioè c'è intanto una svolta vera e questo piano alla fine passerà o no? Sì, il piano passerà, ci abbiamo di fronte una grande opportunità, l'opportunità passa attraverso quello che diceva Gianfranco Fini. Noi fino adesso, chi arrivava in Italia, siamo un po' voltati dall'altra parte, molto spesso noi lo sappiamo, chi faceva il cronista, le forze di polizia avevano un ordine non detto o detto che voleva dire signori meno ne identifichiamo meglio è, perché intanto sappiamo che questi sono profughi o sono anche migranti economici che hanno però tutto l'interesse di non fermarsi in un paese in crisi come il nostro ma andare verso i paesi d'Europa. Da questo punto di vista la Germania e gli altri ci marciavano perché accusavano gli italiani di non fare i controlli, avevano pure ragione e quindi non si riusciva a discutere. A questo punto stanno arrivando da loro.
quello che secondo me bisogna, e mi pare che sia l'intenzione del governo anche, andare a trattare fortemente in Europa è: nei centri di identificazione non deve lavorare la polizia, la guardia di finanza, i carabinieri, ma devono lavorare dei funzionari europei che devono stabilire loro chi sono i profughi e chi sono i clandestini. D'altra parte, visto che rimpatriare i clandestini costa tantissimo perché bisogna mettere sugli aerei, questi soldi devono venire in parte fuori dall'Europa, perché sono loro che devono pagare i biglietteri. Ho sentito dire però in uno studio che siamo di fronte a una migrazione biblica. Sì, ci impressiona, ma la migrazione rispetto a quello che ci accadrà fra 10 o 15 anni è tutt'altro che biblica. Sappiamo tutti che entro 15 anni ci saranno 200 milioni di persone forza lavoro con appena intorno ai 18 anni che nell'Africa subsahariana cercheranno di arrivare in Europa. E noi dobbiamo essere pronti per quel momento, perché oggi possiamo pensare che fra un anno o due la guerra in Siria finisca, forse pacifichiamo la Libia, ci vorrà tempo e quindi parte di quell'emergenza finirà, ma l'emergenza economica non è ancora iniziata, inizierà nei prossimi anni. È in questo momento che l'Italia deve darsi un po' di organizzazione alla tedesca. Sì, allora voglio andare a Borghi, però voglio farvi vedere un servizio che io tutti questi giorni, no? Che si parla tanto, soprattutto in televisione, in questi talk show, di tutti questi problemi, se ne parla da diversi punti di vista. Un altro snodo cruciale sono le cosiddette commissioni, cioè chi deve poi esaminare le domande dei richiedenti asilo. Queste commissioni sono ancora insufficienti come numero in Italia. C'è, ma lì insomma a volte si fa anche, si strumentalizzano anche le cifre, a volte si dice che sono molto poche rispetto a quelle degli altri paesi, ma soprattutto sappiamo che questo iter in Italia dura molto tempo, anche perché poi chi fa questa richiesta può fare ricorso insomma al giudice ordinario, e lì i tempi si allungano in maniera biblica. Allora, noi siamo andati a sentire qualcuno che di questo si occupa concretamente, fa parte di una commissione, e ci dice allora come si esamina anche una domanda d'asilo. Probabilmente quelle che non riescono a capire perché non l'hanno provato sulla propria pelle. Noi abbiamo visto completamente, abbiamo vissuto un altro mondo, cioè noi abbiamo visto delle persone che venivano uccise, noi abbiamo visto delle persone che ci minacciavano di morire. Samir è un profugo afghano, è arrivato in Italia nel 2009. Oggi è integrato nel nostro paese, si è iscritto all'università e lavora come interprete proprio presso una delle commissioni che in Italia sono deputate a segnare il destino di tanti migranti. Profugo o immigrato? Ed è tutta qui la differenza. Ma come si fa a distinguere tra chi fugge da situazioni di pericolo e chi invece scappa solo dalla povertà? In Italia l'unico organismo deputato a valutare il riconoscimento di una protezione internazionale è la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, a differenza di altri stati europei dove organi di polizia o comunque procedure che possono avvenire già in frontiera consentono già di operare una rapida distinzione tra chi ha diritto all'asilo e chi viene ritenuto esclusivamente migrante economico. Oggi un migrante che arriva in Italia per ottenere lo status di rifugiato dovrà farne prima domanda in questura, che verrà trasmessa alla Commissione Territoriale competente, che lo chiamerà poi in audizione. Si cerca di poter dare a tutti la possibilità di dichiarare le proprie motivazioni, perché non è vero che se si viene da un paese sicuro non si hanno motivi di protezione. Al di là dei noti paesi in guerra, ci sono poi singole persone che hanno singoli problemi in determinati paesi che stanno in una situazione, diciamo, tranquilla. Ma come avviene tecnicamente questa verifica? Noi lo ascoltiamo con un interprete della sua lingua e cerchiamo di capire perché non vuole tornare nel suo paese. Spesso questi migranti sono sprovvisti di documenti di identità. In questo caso come si fa a capire? Facciamo al richiedente domande sulla zona da cui lui proviene, oltre che appunto la lingua già ci dichiara la provenienza. Poi noi in base al singolo specifico punto da cui proviene il richiedente siamo in grado di fargli domande anche, diciamo, sullo stato dei luoghi. Cioè, domande tra bocchette, diciamo. Se abbiamo il dubbio che non venga dalla zona da cui dichiara di provenire, ovviamente sì. Certo, compito arduo e che comunque, secondo i dati più recenti, nel 48% dei casi porta ad un diniego della domanda. Il sistema è pensato per garantire una maggiore precisione, ma in questo modo i tempi nei centri di accoglienza, i famosi CARA, dove vengono collocati i migranti in attesa, si allungano, nonostante oggi le commissioni siano state raddoppiate.
ufficialmente in media 6 mesi, ma c'è chi dice molti di più, soprattutto se si pensa che contro l'eventuale diniego della domanda si può fare ricorso in tribunale. Allora Borghi, diciamo, insomma, non è facilissimo distinguere, no? Cioè è un lavoro complesso. Adesso magari noi in Italia, come al sempre, abbiamo il record negativo e negli altri paesi sono più rapidi. Un'altra cosa che leggevo è che la Germania, per esempio, ha una sorta di lista di paesi sicuri, cioè dove si possono rispedire questi migranti. In Italia ancora non se n'è dotata, che credo sia un altro problema. Però, insomma, detto questo, non è che uno può immediatamente riconoscerli, non so se era vostra la proposta, no? Riconosciamoli sulle navi, sui barconi con cui arrivano e lì già facciamo uno screening. È complicata la situazione, o no? No, che sia complicata è indubbio. Mi tocca essere antipatico, come no, al solito. Antipatico? Perché, sai, se no... facile, no? Venire qua, poverino, i migranti, il fratello, la casa, lo ospitiamo, così per tipo. No, a me tocca essere antipatico, ma spero così di interpretare non una posizione inumana, ma di interpretare semplicemente quello che pensano tanti che ci hanno votato, quantomeno, per esempio, tanti quelli che mi hanno votato in Toscana e a cui ho tante volte ripetuto tu cosa vorresti, perché poi dopo noi siamo qua a raccontarcela, però alla fine noi politici dovremmo essere dei rappresentanti dei cittadini, interpreti anche delle esigenze, certo, se il cittadino, no, vuole qualcosa, anche se è antipatica e poco politically correct, io la devo portare avanti. Allora, e qual è la maggior linea? Parte dei miei elettori in Toscana, quantomeno quelli con cui ho parlato, non ne vuole uno. Non ne vuole uno di migrato, no, di migrante, no, o di profugo, perché ma c'è neanche questa... il profugo, capiamoci un po', quello non ne vogliono uno perché dicono, e poi va rispettata secondo me la loro posizione, che qui non c'è lavoro e quindi, non essendoci lavoro, non essendoci spazio, che futuro si può dare? E se uno ha una situazione sfortunata, poverina, così, ce ne sono altrettanti di italiani che hanno situazioni altrettanto sfortunate, altrettanto disperate, per cui non ci sono le risorse e per cui non si capisce per che motivo io devo fare una sorta di razzismo al contrario e quindi dedicare a questo migrante le risorse che nego all'italiano che invece deve fare la fame sotto il ponte. Le posso far vedere? No, una cosa che diciamo... Posso... Un attimo, devo far finire Borghi. Beh, il Mattino di questa mattina pubblica un sondaggio dell'IPR Marketing. Vediamo se vediamo il titolo. Profughi, il Sud è d'accordo con la Lega, prima i problemi degli italiani. Il 54% favorevole a Salvini, però il consenso al Carroccio non va oltre il 6%, diciamo, poi non vi voterebbero secondo questo sondaggio per altri motivi, però è un dato significativo, lo dico perché era un elemento in più da mettere nel nostro menù, insomma. No, grazie, ma lo dico semplicemente perché sennò sembra che siamo antipatici noi, cioè noi siamo dei tramite della volontà dei cittadini, ma d'altra parte però io vorrei anche dire una cosa, qui si sta cercando una soluzione in Europa, in Europa si trovano non le soluzioni, si trovano i guai. Perché anche la questione delle quote, voi capite benissimo che se io sono un paese che ha corto di manodopera e inserisco della nuova popolazione è una questione. Se io sono un paese dove c'è della disoccupazione e inserisco della manodopera, creo dei disperati per strada che probabilmente dovranno dedicarsi dei nuovi disperati, e poi noi non ci pensiamo, ma se la Germania si prende l'Europa è tutta una costruzione economicamente paurosamente rigida, no? Una delle valvole di sfogo che sono negate dalla mancanza di cambio è quella più odiosa, che è la migrazione, vale a dire, normalmente si dice, ecco, la Germania cresce, l'Italia no, tu italiano vai a lavorare in Germania, ma se la Germania si prende 500.000 lavoratori, siriani, così di questo tipo, non si prenderà neanche gli italiani che fino adesso potevano pensare di andare a trovare lavoro lì. E noi non ci pensiamo a queste cose, fino a che non siamo disoccupati. Io suggerisco a tanta gente di uscire un attimino dalle loro torri d'avorio. A me il migrante non crea problemi. Sono benestante, vivo in una bella casa in centro, non è in competizione con me per il lavoro. Per me potrebbero anche arrivarne 100. Ma la gente che invece si ritrova poi dopo in competizione o in contatto con queste realtà, e quelli a chi li fa parlare? Allora io voglio tornare da Felti e da Gomez, ma c'era una battuta di Pittella su che cosa, Pittella? Cioè il ragionamento però dal suo punto di vista fila. No, io volevo precisare perché, che cosa?
perché il Presidente Fini ha opportunamente parlato di pacchetto Juncker. Nel pacchetto Juncker c'è anche il coinvolgimento di Frontex accanto alle autorità nazionali nell'accertamento della sussistenza delle ragioni perché si sia riconosciuto profugo, cioè richiedente asilo. Quindi non saranno più soltanto le autorità nazionali, ma vi sarà un impegno dell'agenzia europea Frontex. Sì. Secondo, la Commissione europea contribuirà nell'azione di rimpatrio. Terzo, Juncker. Ma ci sarà poi un elenco comune dei paesi sicuri o no? Sarà scritto. Il terzo punto, Juncker ha parlato dei paesi sicuri, includendo i paesi candidati all'allargamento. Se si è candidato all'adesione all'Unione Europea non si può che essere paese sicuro. Sicuro. Quarto, dico all'amico Borghi, un leader politico non è colui che liscia il pelo all'elettorato, ma è colui il quale cerca di convincere l'elettorato sulla bontà della propria idea. Sì, ma allora un attimo, fatemi andare un attimo da Feltri. Partito democratico significa che dovrebbe ascoltare quello che dice la gente, non imporgli un'idea. Voi invece siete democratici, perché se tu vuoi seguire la pancia della gente, la pancia della gente a volte dice delle cose che tu devi cercare di correggere. Feltri, perché sono notoriamente scemi le persone. Non è vero, non sto dicendo questo, Borghi. No, per cortesia. La pancia della gente, mentre invece... Posso sentire... Scusate, interrompo un attimo il mezzo. Vitella Borghi, voglio chiedere a Feltri lui invece che cosa pensa rispetto al piano Juncker, nel senso l'Europa troverà un'intesa o è solo anche questo piano una risposta un po' provvisoria all'emergenza, ma i veri problemi non si affrontano e non sono stati affrontati? Ma io non so come andranno le cose, certo è che constato ancora una volta che l'Europa è un'istituzione non democratica e pertanto la possiamo considerare addirittura una dittatura con al vertice la signora Merkel, che naturalmente esercita la sua dittatura anche con tatto, ma rimane sempre una dittatura. Quindi non mi fido dell'Europa, non mi fido dei piani, così come non mi fido di quegli italiani che dicono ma no, dobbiamo essere solidali, e senza neanche ragionare sul termine solidarietà, è un sentimento privato, non può essere codificato, non può essere inserito per legge, l'obbligo di essere solidali. Il ragionamento di Borghi è perfetto, l'ha fatto anche con una certa crudezza, io prima ho cercato di essere più morbido, ma più o meno dicevo le stesse cose, meno bene rispetto a Borghi. Noi non possiamo prendere tutti, perché non abbiamo i soldi neanche per assistere i nostri poveri, come potremmo assistere decine di migliaia, centinaia di migliaia di signori poveri in canna che arrivano qui, non hanno lavoro, non hanno la casa, non hanno nulla, e noi dove li pigliamo i soldi per soddisfare le esigenze di costoro? È una domanda alla quale chissà perché nessuno risponde mai. Vediamo se risponde Gomez a questa domanda. La giro a Peter Gomez e poi torno da te. Ci sono delle occasioni nella storia in cui le cose non vanno come ci piacerebbero. Possiamo seguire il ragionamento di Claudio Borghi dal punto di vista economico fino in fondo e tradurlo in maniera ancora più cruda. La Germania si sta prendendo i profughi che dal punto di vista dell'istruzione sono più istruiti, sono migliori come forza lavoro, perché la Germania ha posti di lavoro di quel tipo. Da noi i nostri immigrati e i nostri profughi generalmente sono i meno istruiti, arrivano dalle persone dai posti in cui c'è maggiore difficoltà e li mandiamo a lavorare in nero nei campi, lavori che peraltro non fanno gli italiani. Allora bisogna essere realistici, non siamo... No, non dico che è giusto, questa è la fotografia, dire. No, lo so, ma sto dicendo, non li fanno gli italiani, dipende da quanto li paghi. Certo, no, ci sono anche gli schiavi italiani nelle campagne del sud. La fotografia dello Stato oggi. Mm. Quello che voglio dire è, stando numeri alla mano e visto che buona parte dei 200.000 che arriveranno quest'anno se ne andranno verso nord, siamo di fronte a un grosso problema, ma non siamo ancora di fronte a un'emergenza che non si riesce a sostenere.
Dicevamo prima quello che accadrà fra 10 o 15 anni, quando la cosa avrà realmente proporzioni bibliche. Dato che anche Borghi, credo, ma anche Salvini, sa perfettamente che di fronte a decine e decine di milioni di persone che ti vorranno invadere, se non ci possiamo mettere a sparare, e credo che non lo voglia fare nemmeno Borghi, bisogna trovare delle altre soluzioni. È in questo momento, quando sono ancora paradossalmente pochi, che fa messo in piedi il sistema e ci si dimostra bravi, un timido applauso qui a quegli elettori e si spiega a quegli elettori: guardate che il problema è troppo grosso per rispondere in questa maniera, perché siamo uno Stato e lo dobbiamo trovare insieme. Questa fa la differenza, secondo me, tra il politico che giustamente ascolta la pancia dell'elettorato, ma propone delle soluzioni, perché altrimenti ci si fa portare in giro e non serve più un leader politico, tornare... ma basta un sondaggio. Fatemi tornare a Gianfranco Fini, poi le faccio sentire una cosa. A fine del 2007, no? Lei parlava di immigrazione, tasse. Io mi sono molto sorpreso, ma fino a un certo punto sembra la fotografia di questi giorni. Non è che è cambiato molto. La vogliamo sentire un attimo al volo, date una cosa breve. Sentiamo Fini dall'archivio. Quando si parla di sicurezza si parla anche di lotta all'immigrazione clandestina, e questo è un governo che al contrario fa entrare più clandestini di quelli che l'Italia è in grado poi di integrare. E per quel che riguarda il fisco, due soli piccoli esempi: ridurre di 5 punti l'IRES per le imprese e aumentare l'imponibile vuol dire che se prima un imprenditore pagava 32 su un imponibile 100, se domani con la finanziaria l'imponibile viene alzato a 110 e paga 27, non ha avuto alcun vantaggio. Ancora più facile per un cittadino proprietario di casa: il governo dice abbiamo ridotto l'ICI, probabilmente la riducono, ma se poi non danno ai comuni le risorse che i comuni chiedono, quei comuni che avranno minor gettito per l'ICI dovranno aumentare le imposte. Sì, insomma, c'era Prodi, mi pare, al governo, sì, no? In quel momento. La storia di ieri. No, vorrei tornare invece all'attualità. È evidente che stiamo confrontando delle opinioni diverse anche in questa sede, ma direi che è un dibattito ormai in corso in Italia e in Europa. Qualche osservazione, nella assoluta certezza di non convincere chi la pensa in modo diverso, ma per ribadire alcune questioni che ritengo in qualche modo di principio. A Vittorio Feltri voglio far osservare, anche se non ce n'è bisogno, che non si può dire che l'Unione Europea è una dittatura, nel senso che l'Unione Europea è un'incompiuta. Quando i francesi e gli olandesi legittimamente, con il referendum, bocciarono il testo predisposto dalla Convenzione europea, che era una sorta di Costituzione europea. Lei se ne occupava in prima persona, rappresentava il governo. Certo. Uno dei pochi momenti in cui tutti i parlamentari italiani, compresi gli amici della Lega, c'era Speroni, finirono per confluire su una posizione comune. La bocciatura della Costituzione europea ha riportato l'Unione europea ad un lavoro che avviene unicamente, o quasi unicamente, nelle riunioni dei consigli dei ministri e dei consigli di capi di Stato e di governo. Con tutto rispetto per la Commissione o per il Parlamento europeo, le decisioni non vengono prese dall'Europa, ma dai governi nazionali, sì, in cui ovviamente ogni governo difende il suo interesse, qualche volta anche il suo egoismo. Quindi più che una dittatura è un'assoluta incompiuta. Poi mi dice come si superano gli egoismi nazionali. O l'Europa capisce che deve avere più quote di sovranità condivisa, e quindi in qualche modo si va ad una sorta di Stati Uniti d'Europa. O l'Europa finisce e torna indietro, perché non c'è ombra di dubbio che rimanere nel guado siamo allo snodo. E la vicenda delle migrazioni, secondo me, incide ancor di più delle vicende economiche, che pur hanno un rilievo enorme. Sono collegate, ma si è sempre detto l'Europa, il trattato di Maastricht. Sì. Quello che sta accadendo negli ultimi mesi, dico, finalmente si sono accorti della iniquità del Trattato di Dublino, che prevedeva e prevede tuttora l'obbligo per il paese che per primo riceve il migrante di identificarlo e di tenerlo all'interno dei confini nazionali. In Italia, almeno quelli che conoscono la materia, erano almeno 2 anni che dicevano, anche in sede europea, va modificato. Chi è che non lo voleva nemmeno sentire come ipotesi? Quei paesi si sentivano, sbagliando, al sicuro. Quando la spinta migratoria è arrivata anche da est, e allora lì la Merkel per prima ha cambiato opinione. Ma no, devo andare in pubblicità, però una cosa sola a Borghi, alla Lega. Allora, io capisco che quello che viene detto corrisponde ad un sentimento reale che c'è. C'è. Sì.
ma condivido anche quello che diceva soprattutto Gomez, una politica con la P maiuscola non è che fa da megafono unicamente delle paure e degli umori, prende atto dei timori quando sono giustificati, ma cerca anche di guidare una politica che è tale. La differenza British tra la leadership e la followership. Vogliamo seguire o vogliamo tentare di guidare? Gli italiani, se fosse per loro, non vorrebbero pagare le tasse. È giusto dire sono troppe le tasse, ma non credo che si possa dire da domani non le paghiamo. Non ne paga più nessuno. No, un flash solo. No, c'ho una cosa tassativa. No, è altrettanto tassativo perché ci tengo. Non dimentichiamo mai che l'Italia per almeno 150 anni è stato un paese di migranti. Quello che Borghi oggi dice è vero, ma è la stessa paura che avevano negli Stati Uniti, in Australia, in Germania, a Londra, quando arrivavano gli straccioni italiani sì, quelli che cercavano di rubare il posto di lavoro a chi stava lì. Se oggi siamo orgogliosi delle comunità all'estero, se abbiamo avuto sindaci come Giuliani, un presidente della Camera, italiani che come si Pelosi, ricordiamoci che noi oggi siamo quel paese che deve ricordare anche il sacrificio dei nostri non migranti. Non perdiamo la memoria su questo. Quando viene qua un migrante, prima di dire statene a casa tua perché ci porti via al lavoro, beh, pensiamo. Adesso sentiamo come le repliche ci saranno. Pubblicità, pubblicità. Allora voglio portare per così dire i nostri ospiti su un altro tema che è stato diciamo un classico dell'area d'estate, lo facciamo però chiudendo diciamo la parentesi immigrazione. Marica ha delle novità? Sì, esatto, abbiamo dei dati che aiutano a capire meglio la portata del fenomeno, perché in Ungheria nei primi mesi del 2015 sono arrivati 150.000 migranti, 24.000 soltanto nelle ultime ore, quindi nelle ultime giornate cariche di tensione. E infatti sotto la lente di ingrandimento c'è anche un campo profughi sul confine serbo-ungherese che viene definito da alcune associazioni disumano per le condizioni in cui versano i migranti. Per quanto riguarda l'Italia invece abbiamo una notizia direttamente dal Viminale, perché Angelino Alfano fa sapere che nel 2015 sono stati espulsi dall'Italia 45 estremisti islamici, mentre gli arrestati per la minaccia jihadista sono stati 64. Vabbè, 45. Sì, Borghi. No, che non ce l'avete con Alfano sempre, ecco. No, Alfano adesso dice che la guardia è alta, ci sono i controlli, insomma. C'è l'allerta rispetto a questo. Già mi immagino, però scusate, dato che è vero che stiamo parlando, si discuteva anche con confini a telecamere spente, sono problemi complessi, no? Quindi non è che possiamo pensare di risolverli qui in con l'accetta non si possono tagliare. Sicuramente no. Però almeno riflettere sulle cause, che non mi si dica che le guerre ci sono venute quest'anno. Anzi, forse quest'anno ce n'era meno di quante ce ne sono state in passato, perché io da quando esisto mi ricordo di guerre estremamente cruente, dall'Iraq, Iran, primavere arabe e sì, tutto, no? Africa, Uzi, Tutu, no? Utu e Tuzi, cos'erano lì? Altro conflitto sanguinario, terribile. Cose devastanti. Sì. Ma perché ora? Ecco, il punto è questo, e qui arriva un'altra grave responsabilità dell'Europa, perché si è dato un segnale. La gente non si mette in marcia se tu non implicitamente... Il segnale è, siamo qui, vi accogliamo, se tu non implicitamente vi tuteliamo, vi aiutiamo, vi diamo un lavoro, sì, questo. Sì, assolutamente sì, però questo è quello che ha fatto la Merkel all'ultimo momento, diritti, è dannosissimo. No? No, non è una questione di diritti umani. Diciamo, va anche oltre. Se si dice c'è la frontiera e non si passa, la gente non parte. La gente non parte, o se parte... Ma forse partirebbe comunque, viste alcuni parte, di loro che lasciano situazioni parte se... terribili. Ma scusate, alcuni, ma non ma tutti. Quelle immagini che hanno fatto vedere della gente accolta a Monaco, accolta sì, a Monaco di Baviera, con i fiori, arrivati, che sembrava che avessero vinto la maratona. Ma scusate, ma era così. No, eh? Ma cioè, immagini, è chiaro che le immagini poi amplificano tutto. Ma io ma credo, perché amplificano? Sì, ma io credo ma che ci siano anche dei cittadini che in buona fede tedeschi siano andati alla stazione ad accoglierli. Benissimo. Altri tedeschi invece vedono come il terrore questo. Ma Pancani, lei è un uomo di informazione, penso che riconoscerà che c'è in giro
lei dice, precisa... c'è un disegno complessivo, lei dice... Diciamo una precisa enfasi, chiamiamola così, no? In determinate cose, che se io fossi nella condizione del migrante dico, caspita, però devo correre prima che chiudano le frontiere. Ti voglio portare dall'altra parte, però corro. L'enfasi, no? Adesso a proposito di enfasi, 24.000 negli ultimi giorni soltanto in Ungheria, guarda caso, l'informazione soltanto facendo vedere quello che succede, l'enfasi... E la grandezza del fenomeno. È lo stesso motivo con cui riesco. Mi fate passare però un po' a dei fatti italiani di cui ci occupiamo. Un'ultima battuta da Pittella, voglio farvi vedere un'altra cosa. È lo stesso motivo con cui riesco a indurre delle persone a mettersi in coda al bancomat in Grecia. Cioè, se io bombardo dicendo le banche chiuderanno fra breve, tutti hanno paura e vanno a ritirare i soldi. Ma no, e ci sia anche un effetto di questo tipo. Voglio soltanto ricordare che queste persone fuggono dalla guerra. Lasciamo stare la pubblicità e la televisione. Non tutte però queste ho detto i rifugiati, i profughi vengono da zone di guerra. Sì. In Siria ci sono tre realtà, c'è Assad, gli anti-Assad e l'ISIS. La Libia è un non stato. Ora non è che vengono qui perché ci facciamo l'annuncio pubblicitario. Devo far vedere adesso per quanto riguarda l'Italia, un altro dei grandi mali italiani. Però finito. No, volevo dire proprio una battuta, la prego. In Africa. Ma scusa Borghi, per quanti decenni coloro che nel meridione d'Italia avevano fame, stavano male, cercavano un lavoro, non lo trovavano, emigravano verso il nord all'interno del confine nazionale. Sì. In un'epoca quale quella in cui viviamo, che è un'epoca globale, che cosa accade? Accade che accanto a coloro che scappano da paesi in guerra ci sono tantissimi disperati che cercano di andare verso l'Eldorado. Vale a dire il luogo mitico che dovrebbe dare lavoro a tutti. Sì, ma so che non è così. Già l'emigrazione dal sud non ha fatto bene particolarmente al sud. Ma se si fosse creata l'industrializzazione al sud, io non ti ho interrotto e ti prego di non interrompermi. Siete leghisti e quindi continuate a dire anche delle cose che secondo me sono offensive nei confronti degli italiani tutti. Nel nord ci sono tantissimi italiani che vengono dal meridione, che hanno arricchito al nord e c'è tanta gente del nord che rispetta il meridione. Cosa che non tutti nella Lega fanno. Ma non voglio polemizzare su certo questo. Non io. Non ce l'ho con te, non voglio polemizzare, no, ma non voglio nemmeno essere interrotto. Voglio dire, soltanto una cosa banale. Perché questa marea di disperati? Perché campano, se campano, in condizioni per le quali con un euro deve viverci una famiglia per 4-5 giorni. Quando sanno, nell'epoca della globalizzazione, che l'Europa, pur essendo in crisi, pur avendo tante difficoltà, ha un tenore di vita e un'assistenza sociale molto maggiore, ma è evidente che cercano disperati, ma non è che pagano 2.000 euro, rischiano la pelle. Fini, scusi. Dopodiché è evidente che non li puoi... Lo sarò inventato io che lo sarò inventato. Devo farvi vedere un'altra cosa. Abbiamo parlato tanto di immigrazione, ne potremmo parlare continuamente. Non li possiamo accogliere tutti, sì. Ma non si può liquidare un fenomeno che... Come fa la Lega, dicendo, dice lei. Vabbè, ma tanto cosa vengono allora, a cercare qua? È chiaro che cercano di sopravvivere. Non li possiamo accogliere tutti, ma il dovere di essere coscienti di questo fenomeno l'abbiamo. Allora, torniamo invece a occuparci di cose più italiane, più squisitamente, direi anche drammaticamente italiane. Perché noi abbiamo fatto un lungo viaggio durante quest'estate attraverso le incompiute, le grandi incompiute italiane, gli scempi di questo paese. Vi mostriamo un estratto da uno dei servizi che vi abbiamo fatto vedere che riguarda forse l'opera incompiuta più vecchia di questo paese. L'ospedale di San Bartolomeo in Galdo parte dal 1955 come prima delibera, poi la prima pietra è stata messa nel 1957, da allora sono 58 anni che questo ospedale è in costruzione. Mentre al Festival di Sanremo trionfava il pugliese Domenico Modugno con la canzone Nel blu dipinto di blu, al confine tra la Campania e la Puglia si apriva il cantiere per l'ospedale Beneventano di San Bartolomeo. 2000 metri quadrati con 10 reparti, tra cui cardiologia e rianimazione. Una struttura pubblica costata inizialmente 14 miliardi di vecchie lire, poi lievitati a 26 milioni di euro. Nell'80 i 40.000 abitanti del Fortore protestarono con forza e chiesero aiuto anche al Presidente della Repubblica Sandro Pertini. L'ASL di Benevento replica che quella struttura è solo sulla carta un ospedale che ora sarà riconvertito senza alcun altro spreco di soldi pubblici, come già sta avvenendo. In caso di emergenza si può morire per colpa di questo ospedale fantasma. Beh,
Certo, pronto soccorso più vicino e fuori regione. Sempre atteso, cioè Paolo, sotto corona oggi particolarmente, perché venerdì, insomma, venerdì ci si organizza un minimo il weekend anche per chi resta in città. Il venerdì è che segna proprio il passaggio, il cambio. Guardate questa immagine di questa mattina, fino alle 11, mezzanotte di ieri, c'erano i temporali sulle coste ioniche della Grecia, il vecchio strascico, quello che restava del maltempo che è passato al sud. Questa mattina alle 6 sono entrate queste nuvole, non troppo intense, ma danno una piccola zona di temporali fra Liguria e Toscana e poi al largo della Sardegna. Il commento è stato troppo presto, non è questo, non può essere questo il peggioramento. Alle 10, guardate cosa succede, scompaiono quei temporali e ne compare uno sul basso Tirreno. Troppo presto anche per questo, vediamo l'immagine delle 12 e sono scomparsi tutti come doveva essere. Però l'ingresso di queste nuvole con quella certa instabilità che ha potuto dare qualche temporale è il segno che c'è il cambiamento. Il cambiamento, eccolo, lo vediamo attraverso le nostre carte, le piogge previste per la giornata di oggi, qualcuna sulle zone del basso Tirreno, dove ci sono stati anche appunto isolatissimi temporali, quindi il modello qualcosa l'aveva visto, e poi in Liguria, ma deboli, sulle zone alpine, ma sono, o potrebbero essere quelli normali che si formano nel pomeriggio. Vediamo la giornata di domani. Domani cambia un po' la nuvolosità al centro, non al sud. Vedete, c'è qualche debole pioggia in Sicilia, però è abbastanza chiaro. Si copre in parte il cielo sulle zone del centro, del nord. Le piogge restano non troppo intense ancora sulle zone alpine occidentali, Corsica e Sardegna, ma sulla Francia, ecco la zona fra il giallo e il rosso, delle precipitazioni molto abbondanti, che sono ancora lontane ma sono alle porte. E quindi ecco domenica entra questo maltempo forte sulle zone di nord-ovest, fra Liguria e Alta Toscana si va sul colore rosso delle precipitazioni molto abbondanti, sono molto forti, quindi significa temporali intensi, temporali frequenti, temporali intermittenti ma magari che insistono, e quindi situazione critica. Lo stesso vale per il resto, un po' meno, ma per il resto del nord-ovest, e poi questo maltempo si sposterà verso est. Nel frattempo vedete che al centro e al sud c'è qualche nuvola, però non è, insomma, una giornata particolarmente compromessa. Vediamo la giornata di lunedì, si sposta questo maltempo, lascia qualche schiarita sulle zone di nord-ovest, ma ancora ci sono zone intense e ci sono piogge che prendono un po' tutto il centro, non il sud. Nella giornata di martedì il tutto si attenua ulteriormente, lasciando qualche zona di instabilità al centro e al sud, già migliorato al nord, non troppo sereno il cielo, però insomma sicuramente dopo un sabato e domenica così la giornata di lunedì e di martedì sarà leggermente migliore. Nella settimana le temperature risaliranno su valori al centro-sud, soprattutto al sud, anche piuttosto estivi, ben sopra i 30 sulle isole maggiori, per avere un'idea. Vabbè, preparate. Detto che nel bene e nel male preparate. Risalgono, va bene per chi appunto ha ancora qualche giorno all'ora libero e vuole andare in vacanza in questo periodo dove tutto costa anche meno. Allora, prima vi abbiamo fatto vedere forse l'opera pubblica incompleta che detiene il record, cioè mai finita. Adesso vi facciamo vedere invece un'altra cosa, e poi voglio sentire su questo sia Feltri che Gomez. Vi facciamo vedere un'opera conclusa, che è il carcere di Rovigo, penso sia costato sui 30 milioni di euro, sarebbe pronto, nel senso è pronto, ma è completamente vuoto. Quasi 30 milioni di euro di soldi pubblici per un carcere che è lì, pronto, ma non si sa se e quando aprirà. Mentre le carceri venete, e non solo, sono sovraffollate, qui a Rovigo c'è un istituto chiuso da 2 anni, perché oltre ai soldi già spesi servono almeno altri 20 milioni per arredo, avviamento e personale di sorveglianza. Siamo intorno ai 130-150 agenti che dovrebbero essere assunti, non so se ci sono in questo momento, con i chiari di luna economici che vive l'Italia, i numeri e le risorse per aprirlo. 26.000 metri quadri di superficie, posti per 408 detenuti, 94 appartamenti per il personale e perfino 2 superattici da 160 metri quadri per direttore e comandante. Tutto bloccato.
cerchiamo di capire dove si era nato il progetto, ma i ministeri giocano a rimpiattino. Le infrastrutture dicono che la competenza è della giustizia, che però smentisce formalmente con un comunicato e a mezzo stampa. Così, anche per chiedere l'autorizzazione a entrare, ci rimbalzano da un ufficio all'altro. Noi ovviamente siamo completi per quanto riguarda la ristrutturazione, ma il carcere non è nostro, è del Ministero della Giustizia. Andiamo dal prefetto di Rovigo a chiedere chiarimenti. Ci sono segnali che le procedure vanno avanti, le esigenze ci sono e quindi bisogna anche rispettare un attimino tutto quello che si è programmato. Si sta verificando dove ci sono stati dei ritardi. Vedremo. Non c'è il rischio che questo carcere quindi resti inutilizzato? Credo di no e spero di no. Di una cosa il prefetto è certo, la struttura non sarà utilizzata per altri scopi e non diventerà, come temuto dal sindaco, un centro di accoglienza. Cose che non possono nemmeno essere pensate, un carcere deve essere un carcere. Si sente tranquillizzato se il prefetto dice che non succederà? Guardi, di territori dove qualcuno tranquillizzava qualcun altro, poi è successo esattamente il contrario, ne è pieno il territorio. Cioè, quest'opera deve essere ultimata e deve essere ultimata per la finalità per cui i cittadini ha sborsato 30 milioni di euro. Che non passi per la testa a qualcuno di fare altre cose. E mentre la struttura nuova sta lì, quella vecchia, ci dice il sindacato, cade a pezzi. Questo è il paradosso, i costi di ristrutturazione sono esigenti, le stanze sono strette, oltre a questo l'istituto non offre l'opportunità di trattamento per i lavori e sappiamo che i finanziamenti sono lunghi ad arrivare. 20 milioni non sono pochi? No, e non so dove il governo li troverà per stanziare a Rovigo. Allora, intanto... il nostro partito si è ridotto, abbiamo salutato Gianni Pittella, ma anche Feltri credo che sia andato via. Vado da Peter Gomez perché voglio chiederti questo, Peter. Noi abbiamo per tutta l'estate, ma insomma questo succede anche durante l'aria che tira con Mirta Merlino durante l'inverno, documentiamo queste cose tutte italiane. Queste sono un po' due facce della stessa medaglia, non un'opera mai completata, un'altra completata, c'è la sovrappopolazione carceraria, ma siccome non si possono assumere guardie penitenziarie, c'è poi agli altri problemi che abbiamo sentito, un'altra cattedrale nel deserto. Ma come si fa, non ti chiedo tanto come si combattono questi sprechi, ma perché non c'è mai un responsabile? Non c'è un responsabile perché la responsabilità in questo caso probabilmente non sarebbe solo amministrativa, ma anche penale. Voi avete fatto vedere all'inizio la più vecchia, la più antica opera pubblica italiana incompiuta, parlavate di due rinnovi in costo d'opera di 17-29 miliardi. Bene, certamente lì non c'è stato nessun processo, ma io sono sicuro che lì qualcuno ha rubato. Il motivo per cui in Italia le opere, per cui in Italia ci si mette il doppio a fare le opere, non è solo legato alla enorme burocrazia, eccetera, ma a una diffusione, a una diffusa devianza da parte non solo e non tanto delle classi politiche, ma anche delle classi imprenditoriali. Tutte le volte, il motivo per cui prima o poi scoppierà a Roma lo scandalo del metro C. Lo scandalo del metro C, per chi è avvezzo alle cose italiane, lo sappiamo benissimo che sul metro C c'è gente che deve aver fatto milioni e milioni di euro. Allora, qua ci sono tante cose che bisogna fare in questo paese. La mia contestazione, dice Pittella, rispetto a questo governo, io la svolta non la vedo su questo, sulla questione morale, ma non perché c'è scritto non rubare nei 10 comandamenti, ma perché la questione morale, la questione corruzione, la questione malaffare, se si comincia a risolvere quello dando dei buoni esempi, si dà un volano all'economia. Perché le opere si faranno in tempo, costeranno dal 30 al 35% in meno, perché questa è la differenza con la Germania, si eviteranno di fare delle opere che sono finite e che non vengono utilizzate e stiamo replicando sempre le solite storie nelle nuove opere pubbliche. È lì la svolta, poi sul resto andiamo dietro l'Europa e basta, insomma. Chiedo a Fini, e gli chiedo una risposta breve, voglio portarlo rispetto alle cose che diceva Gomez. Cioè, se lei pensa che questo governo su quei temi, corruzione, sia latitante, assente, poco efficace? La penso come Gomez, nel senso che è un sistema, quello italiano,
estremamente difficile da smontare, sì. Perché qualcuno certo. potrebbe obiettare, ma tu fino a ieri dove eri? Certo. Nel cuore del sistema. Qualche volta ci ho anche provato, ma se dovessi dire ci sono riuscito, ricoveratemi. È un sistema complesso perché è un sistema che cammina su tre gambe in buona sostanza. Il potere politico, di cui è stato detto tutto sì. e di più, il ruolo nefasto delle amministrazioni, dei burocrati, chiamiamoli così, e Gomez lo ha colto, la disinvoltura di alcuni mondi imprenditoriali. Quando questo ingranaggio no, parte, beh, innanzitutto deve partire oliato, e qui ci siamo già capiti, no? Sì. Poi ci sono delle procedure previste per legge che non sono state modificate. Quando una gara d'appalto prevede in qualche modo la possibilità di un subappalto e poi di frammentare ancora e quindi di moltiplicare la platea degli imprenditori che e anche lavora, degli appetiti, no? E degli appetiti, ma quegli imprenditori sono strettamente legati ad alcuni sottopoteri di sì, tipo politico, sì. tutto quello che è emerso a Roma, Gomez diciamo citava, sì, le inchieste lo rivelano bene, ma non solo Roma. Allora è chiaro che smontare questo tipo di meccanismo perverso è estremamente complesso. In più va anche detto il ruolo non sempre lineare della magistratura, perché la magistratura ha ovviamente il dovere di individuare responsabilità e di perseguirle, ma un po' il nostro sistema è un sistema che col triplice grado di giudizio allunga i tempi per accertare sì. una responsabilità. In più tutte le possibilità che la Costituzione concede di ricorsi sospensivi di provvedimenti. Quando si cerca di comprendere, io l'ho fatto in un particolare caso, il perché, beh, si perde la testa. Non solo perché non c'è mai il responsabile. Ruoli no? di governo perché, istituzionali perché, importanti, perché quindi lo sa bene. Perché il ricorso al TAR ha bloccato, sì. perché un ricorso successivo al Consiglio di Stato ha dato ragione, perché un terzo italiana. Ricorso ha stabilito che il primo... Quindi siamo ostaggio dei giuristi in questo paese? Dei sì. giuristi? Dei giuristi? Boh, abbiamo... No, francamente non... No, non no, lo so, glielo no, chiedo. No, degli azzeccagarbugli. Degli azzeccagarbugli. Ma non ho riferito ai giuristi, riferito anche no, no, no. a tanti. Allora, voglio facciamo una cosa, voglio farvi vedere questo servizio, perché oggi lo dicevamo all'inizio, è la puntata conclusiva di questo ciclo estivo, no, dell'area d'estate appunto, e sono successe però tante cose durante quest'estate, moltissime abbiamo tentato di documentarvele, di farvele vedere, ne abbiamo parlato con gli ospiti, gli esperti, insomma insieme a voi. E torniamo, diciamo, a ripercorrere anche un po' sul filo della nostalgia che è successo quest'estate e com'è cambiata l'estate. Se volete chiamatela pure estate, l'estate che sta finendo. L'estate dei muri alzati in Ungheria per fermare la marea umana dei migranti. L'estate dei funerali del Bosco a Samonica, celebrato con la musica del Padrino. L'estate in cui si muore di fatica nelle campagne della Puglia, l'estate delle fughe dalla polizia a Calais, degli uomini nascosti nel motore delle macchine, l'estate dei sommersi e dei salvati in mare. L'estate del narcisismo omicida in diretta televisiva e dell'Islam nichilista che distrugge l'arte a Palmira. L'estate delle stragi in spiaggia, delle raffiche di proiettili contro i turisti in Tunisia. Chiamatela pure estate, questa, se volete, ma un'estate che non ha il sapore di sale, senza spensieratezza né allegria. Vietato prendersi una pausa dal mondo, sospendere il tempo, perché è il mondo che fa irruzione tra l'ombrellone e il lettino e ti obbliga a dire addio alla vacanza. Chiedete al sindaco di Roma Ignazio Marino, se n'è andato negli Stati Uniti e non c'è stato giorno in cui qualcuno non gli abbia rimproverato le sue ferie come una colpa, una diserzione. È finita l'estate delle pinne, fucili ed occhiali, l'estate sacra dell'arrivederci al ritorno dalle vacanze. I drammi del mondo reclamano il tempo continuato, 12 mesi all'anno, 24 ore su 24. Ormai è sempre alta stagione. Ecco, avete visto Nicola Mirenzi, che ringraziamo per questa riflessione. Borghi, ma è così adesso? O l'abbiamo sempre un po' mitizzata l'estate dei tre mesi, la villeggiatura, si diceva una volta, perché il mondo fa irruzione d'estate ormai da molto tempo, eh? Oggi peraltro mi pare ricorra l'anniversario, no, dell'11 settembre, sono 14 anni. Io ho lavorato una vita in borsa, e credo di non aver mai fatto le ferie d'agosto, perché di solito ad agosto succedevano le peggio cose, no? Sì. Quindi io stavo proprio lì a guardia del fortino, perché tanto se c'è un momento in cui bisogna fare qualche porcheria,
la si fa ad agosto a Natale, sì, di solito, no? Cioè quando... Cioè, gli italiani sono più distratti, si dice, insomma. Sono io mi ricordo, poi dopo, una volta, diciamo, passato nella veste, sì, di prima di commentatore, e poi dopo di politico, delle cose che mi hanno sempre fatto drizzare i capelli in testa, perché per esempio ci ricordiamo l'estate del Fiscal Compact, no? Cioè quando a un certo punto è stata fatta passare quello che rimarrà nella storia come uno dei più enormi ladrocini ai danni del popolo italiano, perché sono spariti 60 e qualcosa miliardi per i fondi salvastati, venne fatta alla chetichella d'estate una votazione in cui i giornali titolavano sul caldo. C'era caldo, no? Era luglio ovviamente, però intanto si facevano sparire 60 e passa miliardi, sì, che sono delle cifre assolutamente pazzesche dagli italiani. Quindi purtroppo l'estate è un momento drammatico, bisognerebbe tenere doppia guardia d'estate rispetto al solito, perché se c'è qualche porcata passa lì in mezzo. Passa lì in mezzo. In una battuta, Fini? Su questo argomento mi astengo. Si astiene? L'estate è come l'inverno. È, cioè, come l'inverno. No, una volta si diceva che d'estate c'erano meno notizie. Per cui, no, da giornalista, adesso, sì, no, il mostro di Loch Ness appariva sempre d'estate. Sì. Ma è storia di ieri. Sì, oggi, appunto, d'estate è cambiato tutto nel frattempo, dal mostro di Loch Ness. Allora, voglio darvi una precisazione. Noi ci siamo occupati durante questa lunga estate anche dello stabilimento di Rosignano Solveno in Toscana. Abbiamo in quel servizio comunque dato conto anche della risposta dell'azienda. L'azienda però ha una serie ulteriore di precisazioni che molto rapidamente vi vado a dire. Gli scarichi industriali dello stabilimento Solvay di Rosignano sono regolarmente autorizzati dalle autorità competenti e tenuti sotto stretto monitoraggio. Il divieto di balneazione, che si vedeva nel nostro servizio, segnalato sui cartelli installati alle spiagge bianche, riguarda esclusivamente un'area limitata in prossimità dello scarico industriale. Gli elementi chimici presenti negli scarichi industriali sono in concentrazioni conformi ai limiti di legge. Solvay è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per svolgere le proprie attività industriali. Infine, la collaborazione con istituzioni ed enti di controllo è costante, ci fa sapere in questa nota la direzione della Solvay. Questo era dovuto detto, e noi... Non si sono querele, insomma. No, ma non era questo, diciamo, il contendere, devo dire la verità. Una buona notizia, ma ogni tanto, sì, un po' estiva, ecco, che cosa? Relativa appunto alle spiagge della Toscana. Nei giorni scorsi sono nati 63 piccoli di tartaruga nelle spiagge della Giannella in Toscana, è una cosa di tartaruga marina, sì, certo, la caretta, e è una accogliamo anche noi notizia. con un una sorriso tanto, questa notizia. Una volta tanto vuol dire che si è ricreato un ambiente tartaruga, quindi l'ecosistema positivo, diciamo, in buona salute. A tra pochissimo per il gran finale, diciamo così. Allora, Marica, ancora una notizia, no? In chiusura. Sì, abbiamo un tweet del Presidente del Consiglio Matteo Renzi che in occasione dell'anniversario dell'11 settembre scrive: ti vogliamo bene New York, città e casa di chi non si arrende mai. Ecco, prima citavamo appunto il fatto che oggi cade questo anniversario. Devo chiudere un ringraziamento a Borghi, che è rimasto unico ospite, sopravvissuto. Cosa deve dire? La festa è finita, gli amici se ne vanno. No, vabbè, questo tono triste. Per tutti quelli che non vogliono farsi guidare da un politico, sì, come diceva Pittella, ma vogliono dire la propria, vi aspettiamo l'8 novembre a Bologna, per una volta scendete in piazza. È un'occasione quasi unica di questo grande spot in chiusura. Noi andiamo a salutarvi. Allora, come dicevamo, l'area d'estate si chiude con questa puntata. Da lunedì prossimo torna Mirta Berlino, approfittiamo per salutarla ovviamente e augurarle buon lavoro, sarà un'altra lunga stagione. Noi ci prendiamo qualche giorno di pausa, ci vediamo lunedì 21 con Coffee Break. Io che cosa devo fare? Una cosa che sembra scontata ma non lo è: ringraziare intanto questa grande redazione dell'area d'estate, chi c'era davanti alle quinte, dietro le quinte, insomma, che ha avuto soprattutto una cosa formidabile: la grande passione di fare il lavoro e le cose che vi abbiamo proposto e su cui ci siamo confrontati. Ringrazio ovviamente l'azienda per la fiducia, ringraziamo il direttore mentale e ringrazio particolarmente Marco Ferrante, con cui abbiamo condiviso
questi oltre 2 mesi e mezzo estivi, bellissimi, un po' faticosi, ma insomma che ci hanno dato anche grandi soddisfazioni. Vi salutiamo, grazie, e naturalmente adesso l'edizione delle 13.30 del nostro telegiornale al 21 con Coffee Break.